stesso giorno della festa, dopo il rinvio di Cupelo, è arrivato, grazie al successo sul Montorio per 3-0 con una tripletta di Francia, il Giulianova è tornato in Serie D. Un traguardo strameritato, è arrivato dopo una stagione dominata dai giallorossi in lungo e in largo, dalla prima all'ultima giornata. Una delle piazze calcistiche più importanti d'Abruzzo riassapora così a distanza di 2 anni l'importante palcoscenico nazionale, che dovrà però rappresentare un punto di partenza, non certo di arrivo, con l'obiettivo già puntato sulla C. La gara con il pericolante Montorio è stata quasi una formalità, troppo netta la differenza di valori tecnici, ma anche le differenti motivazioni, con il Giulianova del presidente Bartolini deciso a chiudere con 180 minuti di anticipo la pratica promozione, come così poi è stato. Al Fadini si gioca di fronte ad oltre 1200 spettatori agli ordini del signor Conte di Chieti. In campo non c'è storia, con i 90 minuti condensati nei 3 gol di Francia. Poco dopo la notizia del vantaggio del San Buceto a Chieti, i ragazzi del presidente Bartolini alla mezz'ora del primo tempo sbloccano il risultato con il colpo di testa del centrocampista, che su cross di Vitelli non sbaglia per l'1-0 dei giallorossi di casa. Oggi in campo con una tenuta bianca, il raddoppio arriva al 28esimo della ripresa, quando Francia bissa la rete del primo tempo con un tiro chirurgico da fuori area che non lascia scampo a Ricchiuti. Il Montorio resta poi in 10 al 38esimo per l'espulsione di Zurita, e con il tris di Francia, questa volta su punizione per una tripletta memorabile, e la festa al 91esimo, prima in campo e poi sugli spalti. E allora, buonasera, buona domenica, ben ritrovati e soprattutto benvenuto al Giulianova in Serie D. Dopo la vittoria di oggi è matematico l'approdo della formazione giallorossa nella quarta serie nazionale. Io do la buona serata, il benvenuto al presidente Luciano Bartolini del Giulianova. Buonasera presidente, complimenti. Buonasera, buonasera, grazie. Al suo fianco il direttore generale Domenico Vernacotola, buonasera direttore. Buonasera. E poi il difensore del Pineto Luca Orlando, ciao Luca. Buonasera. E allora partiamo da voi, perché noi abbiamo preparato anche la macchia della festa che c'è stata e che può partire, perché il nostro Paolo Renzetti ha detto: questo non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza, presidente. Eppure hai due campionati vinti, avete due campionati vinti alle spalle. Sì, questo significa fare calcio a Giulianova, ti confronti con il blasone che il Giulianova Calcio ha avuto in 94 anni di storia, e quindi vincere un campionato di eccellenza è sì una cosa importante, però l'obiettivo è sempre puntato sul ritorno al calcio professionistico. Devo dire che abbiamo noi una cosa a Giulianova, gliel'abbiamo data oggi. Questo è il primo campionato di eccellenza che il Giulianova ha vinto. Nelle precedenti volte che hanno affrontato il campionato di eccellenza, il Giulianova non lo aveva mai vinto. Certo. E vediamo che oggi ovviamente poi a fine gara giustamente la festa, ma possiamo dire, presidente, poi chiedo anche al direttore, è stato un campionato in realtà mai davvero in discussione. Voi avete avuto anche voi un po' questa sensazione? Ma sì, noi eravamo convinti e coscienti che la rosa che avevamo allestito all'inizio dell'anno potesse arrivare alla fine con la vittoria in tasca. È vero, abbiamo fatto degli accorgimenti a dicembre nel reparto che più aveva problematiche, che era quello del centrocampo, però devo dire che la differenza l'hanno fatta i nostri ragazzi, il gruppo straordinario, con ragazzi che hanno sposato già dall'anno scorso la maggior parte di loro questa causa, che hanno indossato la maglia del Giulianova cercando e dando tutto per far sì che questa città potesse ritornare il prima possibile perlomeno in Serie D. Abbiamo avuto la fortuna e la bravura di cercare quei giocatori che unissero sia l'aspetto tecnico ma soprattutto quello umano, ecco. Direttore, posso provare ad ipotizzare che veramente il Giulianova ha iniziato a
ad essere certo di poterlo vincere il campionato. Nella gara di andata a Chieti, quando il Giulianova espugnò l'Angelini di Chieti, perché il Chieti di fatto è stato il principale rivale del Giulianova per questo campionato, nella gara di andata con la vittoria a Chieti probabilmente lì avete avuto davvero la sensazione che di potercela fare, è d'accordo? Guardi, colgo l'occasione per ribadire tra le righe quello che giustamente diceva il presidente Luciano Bartolini. Noi siamo partiti con una squadra che era competitiva, all'inizio avevamo detto vogliamo costruire appunto una rosa abbastanza importante, perché il campionato che ci accingevamo a svolgere sapevamo che quest'anno era abbastanza complicato proprio per via delle squadre che poi insomma erano ai nastri di partenza, sia per Blasone insomma che anche rispetto a quello che potevano costruire in termini di investimenti economici per ben figurare in campionato. Per cui io credo che una partita decisiva non ci sia stata. Se dovessi dirne una, abbiamo avuto coscienza e consapevolezza di essere più forti quando abbiamo vinto a Penne nel girone di ritorno. Lì, avendo vinto a Penne, abbiamo fatto un trend di vittorie che oltre a Penne prevedeva il Chieti, il Capistrello, il Martinsicuro, e lì si è vista la forza della squadra, la forza del gruppo che non è mai venuta meno. La partita di Chieti è stata una partita ben giocata da ambo le squadre, non abbiamo ovviamente avuto timore di affrontarla alla pari anche a Chieti, e poi insomma lì è prevalsa la compattezza della squadra e alla fine insomma fu un episodio a decidere la partita. Ovviamente però devo aggiungere nel complesso insomma che quando ti misuri con squadre anche di una certa forza per ben tre volte in un campionato e le batti per tre volte, insomma è dimostrazione anche questa di aver costruito una squadra convintamente che poteva fare la sua figura. Assolutamente, peraltro tra poco vi faremo vedere anche alcune delle vostre prossime avversarie, perché insomma questo appuntamento domenicale per quanto ci riguarda segue con particolare capillarità il campionato di Serie D. E allora io direi, ricordandovi il numero per interagire con noi, 392-623-7060, e ricordandovi che in questo momento nel posticipo delle 18 la Juventus è sul 3-0 contro la Sampdoria, e che alle mie spalle vedete lo Stadio Olimpico di Roma, dove alle 20.45 inizia il derby attesissimo. Questi sono i tifosi della Roma, curva sud, settimana differente per le due squadre, entusiasmo travolgente in casa giallorossa, un po' abbacchiati i tifosi biancocelesti della Lazio dopo la scoppola di Salisburgo. Comunque questo ci interessa relativamente. Vediamo adesso i numeri del campionato di Serie D, poi continueremo a parlare di Giulianova, perché vi faremo sentire le interviste di questo pomeriggio, e perché non ci siamo dimenticati che dopo la festa inizia anche il futuro, e poi ce ne parlerete tra poco. Vediamo i numeri della giornata di Serie D. Ovviamente girone F era la quart'ultima giornata. Avezzano Recanatese 3-0, Jesina Agnonese 2-1, stesso punteggio ma clamoroso a Matelica, dove il Campobasso era in vantaggio fino a pochi istanti dal termine della gara per 1-0, e poi il solito da Polonia e Gabbianelli ribaltano il risultato 2-1, Monticelli Nerostellati 1-1, Pineto Castelfidardo 2-0. Caro Luca, siete la squadra probabilmente più in forma del momento, un Pineto che va speditissimo. San Marino L'Aquila 2-3, L'Aquila vince lo scontro diretto. San Giustese San Nicolo 0-2, ottima la vittoria del San Nicolo di Fabio Montani in trasferta. Vastese Francavilla, l'unico derby abruzzese di giornata, 1-2, che tra poco ci racconterà Andrea Costantini, che ho dimenticato nella foga anche di salutare, ma tra poco lo andiamo a salutare davvero. Vispesaro Fabriano 3-0, vediamo la classifica, comanda sempre il Matelica, che con questo 1-2 nel finale opera il controsorpasso, 68 punti, 67 la Vispesaro, 55 l'Avezzano, 51 l'Aquila, 50 la coppia Vastese-Pineto, 48 il San Marino, 47 il Francavilla, 45 la San Giustese, 43 il Castelfidardo, 37 la Recanatese, 36 il Campobasso, 34 Olimpia Agnonese e San Nicolò, 33 la Jesina, 27 il Monticelli,
19 il Fabriano purtroppo saluta questo campionato, il Nero Stellati che con 16 punti non riuscirà con 3 giornate ancora a raggiungere il terzultimo posto. Noi facciamo un grande saluto, tornano nel campionato d'eccellenza, è stata veramente un'esperienza molto bella quella del Nero Stellati, che purtroppo è terminata dopo un anno, ma probabilmente è stato un anno di esperienza per la formazione pratolano, almeno così ci auguriamo. L'avevo dimenticato, gli chiedo perdono, Andrea Costantini, ciao Andrea, ciao, in redazione. Ciao a tutti, buonasera. Allora, avete visto i risultati, presidente? Lei che insomma la Serie D l'ha conosciuta molto bene, questo girone con la Folgore Veregra fino a qualche stagione fa. Ecco, che ne pensa di questa, delle formazioni, di questa lotta Matelica-Vispesaro all'ultimo punto? No, difficilmente in Serie D si vede un testa a testa così agguerrito fino all'ultima giornata, no? Sono due piazze differenti. In Matelica conosco il presidente Canille. E, niente, un presidente ambizioso, ha costruito da diversi anni delle squadre molto forti. Non so se il Matelica dovesse vincere il campionato dove il presidente Canille faccia andare a giocare la squadra, perché Macerata penso, può essere ipotizzato. Da noi si dice che sia Macerata, però sono tutte così, ipotesi. Civitanova non lo so, hanno una squadra, Civitanova fa il campionato di precategoria, è prima in classifica, ma Civitanova penso che sia molto difficile perché da noi c'è molto campanilismo, quindi non penso che accettino un'altra squadra nella stadio della Civitanovese. Assolutamente, peraltro anche da noi c'è molto, molto campanilismo, sì. E lei lo sa perfettamente. Ci andiamo a sentire le interviste realizzate da Paolo Renzetti proprio oggi allo stadio Rubens Fadini, perché aprono anche degli scenari sul futuro del Giulianova. Le ascoltiamo le interviste. È una giornata storica comunque oggi per Giulianova, un ritorno in Serie D è sempre qualcosa di importante quando si ricomincia da zero, tornare in un campionato nazionale è motivo d'orgoglio per Piccioni, che ha avuto il merito di riportare questa squadra dove merita. No, guarda, io dico che innanzitutto ringrazio per i complimenti eccetera, però questa è una vittoria principalmente dei giocatori e della società, perché loro sono stati gli artefici principali. Io ho cercato di fare meno danni possibili e diciamo che i principali artefici, così, per i principali attori sono tutti i giocatori e la società tutta e questo pubblico che è inutile dire che è sprecato per queste categorie. Futuro di Attilio Piccioni sarà ancora Giulianova il prossimo anno, forse in una veste diversa? Sì. Diciamo che abbiamo concordato, dobbiamo definire il tutto, però c'è l'accordo su tutto con la società. Sarò il responsabile dell'area tecnica, quindi probabilmente con responsabilità ancora maggiori di quelle dell'allenatore, e questo mi fa piacere perché vuol dire che la società ha apprezzato il mio lavoro. Ed eccolo l'eroe della giornata, nella giornata che ha riconsegnato a Giulianova il campionato di Serie D, Giampiero Francia, una tripletta che ovviamente resterà nei ricordi, nei tuoi ricordi per sempre. Ma credo di sì, perché vincere un campionato, puoi fare 3 gol, credo che sia, si immagini soltanto nei sogni, quindi sono contento, ma soprattutto sono contento di aver raggiunto insieme alla squadra questo obiettivo per noi importantissimo. E per un giuliese come te ovviamente questa promozione ha un sapore particolare? Beh sì, l'emozione è tanta perché comunque abbiamo tutti insieme perlomeno riportato Giulianova in una categoria importante che è quella della D. E poi vedremo di porci altri obiettivi, però per il momento quello che avevamo promesso abbiamo mantenuto. Hai un po' anticipato la mia domanda, la Serie D deve essere un punto di partenza e non di arrivo per una piazza che per tantissimi anni ha giocato nei campionati professionistici. Sì, però non ci dimentichiamo che la D comincia a essere una categoria molto importante, molto insomma impegnativa, quindi adesso un attimino secondo me dobbiamo fare tutte le cose con calma, perché poi la fretta fa fare brutti scherzi, però già riportarla in 2 anni in D è stato un grande obiettivo raggiunto. Poi è chiaro che Giulianova non merita neanche la D, però ecco, non ci dimentichiamo che 2 anni fa l'anno scorso eravamo in promozione.
Sì, l'avevamo detto, a Giuliano non si possono fare le cose per scherzare, d'altra parte avete visto in eccellenza come si festeggia per aver vinto un campionato sicuramente importante, però ecco la risposta della piazza quando fai le cose per bene. Avevamo detto ai giuliesi e gli avevamo parlato di un programma, lo abbiamo rispettato fino adesso, per tre quarti, adesso credo che dobbiamo regalargli la ciliegina sulla torta, perché avevamo detto tre anni vogliamo vincere, la Serie D non la facciamo passeggiando, questo devono sapere tutti. Intanto noi da martedì pomeriggio inizieremo a costruire la Serie D importante per Giulianova. A proposito di martedì pomeriggio, ci sarà da iniziare a pensare quale sarà l'allenatore del Giulianova nella prossima stagione. Piccioni, anche ai nostri microfoni, ha confermato che sarà il direttore tecnico del Giulianova e dovrà arrivare un nuovo allenatore. Ci avete già pensato? Avete già il nome? Allora, Piccioni sarà il responsabile dell'area tecnica. E quindi vediamo un attimo anche come struttureremo il settore giovanile, e questa è una cosa che abbiamo già deciso. Guido Di Fabio potrebbe essere un nome per il Giulianova? Guido Di Fabio ha un curriculum calcistico e quindi dal punto di vista anche del gradimento della città è importante, che non va sottovalutato, ma Guido Di Fabio sarà ovviamente sottoposto a una chiacchierata nel momento in cui riceviamo una sua eventuale disponibilità, per capire quello, per spiegargli quello che vuole fare la società, conoscere lui personalmente, capire un attimo come ci si può strutturare al meglio. In realtà ci sono tanti giocatori esperti che hanno fatto la differenza, Fuschi, Del Grosso, Borghetti, ma come questi, come tutti i ragazzi che poi hanno mantenuto le aspettative, perché poi si dice sempre ok, bisogna vincere, però poi vincere non è mai facile, quindi ci tenevamo a chiuderla oggi davanti al nostro pubblico che comincia ad essere numeroso. Speriamo che sia un buon punto di partenza e non di arrivo, ecco. Uno dei tanti protagonisti, insomma, Gerolamo D'Alessandro, che è stato uno veramente di quelli su cui questa squadra ha potuto fare affidamento anche nei momenti più difficili, per quanto ne abbia avuti pochi. Direttore, Paolo Renzetti ti ha già carpito, cercato di carpire il nome del nuovo allenatore, Guido Di Fabio. Ecco perché abbiamo lasciato. È un nome ricorrente sulla piazza, una persona che... di cui insomma il presidente Bartolini me ne ha parlato molto bene, perché lui ovviamente nel mondo del calcio conosce tante persone e tanti meccanismi molto meglio di me, quindi le rassicurazioni sono importanti. Però io parto, proprio per non sembrare che ci capisca qualcosa di calcio, da un'altra idea, che l'allenatore è l'elemento che si sceglie a conclusione di quello che uno vuol determinare. Cioè io credo che tutti bravi allenatori poi se allenano la Juve non dimostrano di essere bravi, perché per allenare la Juve devi avere un know-how particolare che impone comunque non la via di mezzo, certo. O vinci o comunque vinci. Cioè lei fa un discorso al contrario, prima viene l'obiettivo, cioè, della squadra, l'allenatore deve innestarsi all'interno dell'obiettivo della squadra, che poi è quello della società. Io faccio questo ragionamento perché parto dall'idea che l'organizzazione, così come il pesce, come si suol dire, puzzi dalla testa. La società ha la grande responsabilità, nel mentre ovviamente coordina un gruppo di lavoro, di metterci la faccia sia nei momenti di difficoltà che nei momenti, voglio dire, di prestigio, quindi con tutti gli oneri e con tutti gli onori. In questo caso è dire: siccome noi, che non è secondario e quindi non è un di cui, abbiamo parlato chiaramente negli ultimi giorni di quello che vuole essere il progetto finalizzato al coinvolgimento complessivo della città unitamente alla squadra, noi quando previsioni un obiettivo devi anche programmare un budget, e il budget tu devi farlo al massimo per riscuotere il maggiore interesse possibile, certo. Ma è nella vita di tutti i giorni, questa è prassi comune. Allora, se noi riusciremo ad avere dalla città una risposta concreta su un progetto che non è un modo di dire, un progetto attivo sul quale già ci sono dei segnali molto positivi di interesse della città, e quindi in una città che si respira calcio, gli dare l'opportunità di andare allo stadio, avendo nello stesso tempo
l'opportunità di recuperare il costo dell'abbonamento. Nel momento in cui uno si abbona al Giulianova, non credo che tutte le squadre in questo momento e tutte le società abbiano avuto fino ad oggi questa idea. Vediamo, in una piazza dove si respira calcio, noi riusciamo a far metabolizzare e passare bene il messaggio affinché la città, che per 2 anni ovviamente ci è stata vicino dal punto di vista sportivo, ma non come sicuramente risposta in termini economici su quello che ci aspettavamo, che gli abbiamo trovato un modo, dandogli ovviamente l'opportunità di aiutare la società ad avere maggiore capacità finanziaria e soprattutto maggiori opportunità per fare un progetto che poi diventi positivo ai fini del risultato finale. Assolutamente. Peraltro, siccome l'ho dimenticato, fatemi ringraziare, oltre a Paolo Renzetti, anche Roberto Pulimanti della Publivideo, per le immagini, per il servizio della partita, davvero un lavoro encomiabile. Peraltro, per chi ci ha seguito nel pomeriggio, ho fatto davvero in pochissimo tempo, perché la partita è terminata da poco, dunque ringraziamo Roberto Pulimanti della Publivideo e Paolo Renzetti ovviamente per la parte giornalistica, per le immagini e le voci di Giulianova Montorio. Presidente, perché il Giulianova vuole andare in Serie D ma non ci vuole andare, come diceva il direttore prima nell'intervista, da sparring partner, vuole andarci per fare non bene, più che bene. Ah sì, questi sono i nostri obiettivi. Ma penso che quello che debba fare adesso il Real Giulianova sia quello di mettere delle basi solide riguardo ai settori giovanili, che parliamo di un discorso che purtroppo a Giulianova è molto frastagliato e diviso, e poi di iniziare a fare, insomma, degli ottimi campionati di Serie D con giovani promettenti, con giocatori importanti, fare un insieme di queste due componenti e poi vedere dove si arriva e piano piano costruire, insomma, qualcosa di importante. Io penso che se Giulianova città si fidi di questi signori che sono seduti oggi a questo tavolo, penso che sia venuta l'ora di dare il vero contributo che una città come Giulianova, amante del calcio da tantissimo tempo, debba fare, e in questo momento, insomma, ci è riconosciuto, ecco, perché dopo aver vinto 2 campionati di fila, anche se uno di promozione eccellenza, però siamo partiti dal nulla, da zero. Quando sono andato a Giulianova non conoscevo nemmeno Mimmo, quindi quello che abbiamo fatto in questi 2 anni penso sia qualcosa di incredibile. Ecco, Presidente, riprendo il suo discorso, che poi è anche quello del direttore, per chiederle e chiedervi che cosa concretamente, perché poi altrimenti magari si corre il rischio di capire relativamente, che cosa vi aspettate da Giulianova città? Perché avete detto, insomma, se c'è la risposta, ci aspettiamo una risposta. Beh, da Giulianova città non ci aspettavamo nient'altro che quello che non è la normalità. Noi abbiamo vinto un campionato di eccellenza con una media spettatori, a parte la partita di oggi, che si aggira intorno alle 400 unità, se non mi sbaglio. Abbiamo paradossalmente avuto meno spettatori quest'anno che l'anno scorso. Non riusciamo a capire da cosa dipenda questo fattore, perché abbiamo vinto tutti e 2 campionati, ma forse abbiamo vinto più quest'anno facilmente e con una forza, insomma, non comune tutti gli anni nei campionati, che non quello dell'anno scorso. E poi quello che Giulianova ancora non ci ha dato è l'apertura, insomma, alle attività commerciali e alle poche attività industriali, perché Giulianova non parliamo di una città che ha grossi centri industriali. Però ecco, noi abbiamo vinto 2 campionati quasi esclusivamente con dei contributi e delle forze esterne alla città. Andrea, io volevo sentire Andrea Costantini, se mi sente, in redazione. Andrea, non so se hai ascoltato un po' il ragionamento sia del presidente Bartolini che
del direttore Vernacotola. In sostanza dicono: noi quest'anno abbiamo fatto un campionato, se vogliamo, un campionato superiore rispetto a quello di promozione, quindi di una categoria sopra. L'abbiamo vinto, se vogliamo, anche, non dico più facilmente, ma con una maggiore forza, eppure la media spettatori è, non dico, è scesa, giusto? Sì, è scesa. Ma come... Come è possibile? Non so se questo secondo me può essere... però è un dato un po' trasversale che attraversa forse, un po'... Forse, no? Forse trasversale, o forse il fatto che il Giulianova abbia in sostanza chiuso i conti con largo anticipo, perché il campionato di Giulianova, ora è chiaro che bisogna aspettare sempre la matematica, però se dico che da un mese e mezzo abbondante Giulianova era una squadra già promossa, forse non esagero, quindi probabilmente tutto questo ha allenito un po' l'attesa per questa promozione. E poi aggiungo anche che bisogna ricordare quella che è stata la storia recente del Giulianova. Giulianova era, pur non avendo vinto dei campionati, era risalito in Serie D dopo il fallimento con l'ultimo anno nel professionismo con la gestione d'Agostino. Tramite il Cologno ci fu la stagione poi in eccellenza, il ripescaggio, va dato atto che Bartolini invece ha vinto due campionati consecutivi, questo è un grande merito, però è vero che Giulianova era tornata in Serie D, ha fatto stagioni mediocri fino alla retrocessione con tanto di scomparsa e poi la ripartenza con la gestione Bartolini. Evidentemente il tifoso di Giulianova, che comunque è molto vicino alla squadra, che sa che la storia della squadra è una storia fatta di tantissima Serie C, il fatto che ci sia stato questo andirivieni tra eccellenza, Serie D, poi di nuovo promozione, eccellenza, fa fatica a riappassionarsi come ai bei tempi. Io penso che il grande salto di qualità potrà essere fatto nel campionato di Serie D, perché nei precedenti campionati di Serie D, che abbiamo anche seguito da vicino, il Giulianova ha sempre lottato nelle zone medio-basse della classifica. Se riesce il presidente a fare un progetto da playoff, o addirittura un progetto per il primo posto, sicuramente le cose cambieranno, perché poi quando a Giulianova si comincia a respirare l'aria della Serie C, tutto cambia. Io devo dire che comunque questa piazza ha mantenuto uno zoccolo duro di tifosi, nonostante la promozione e nonostante appunto l'eccellenza, però la tradizione dice altro, e quindi se ci si riesce ad avvicinare a quella tradizione, io penso che si rivedrà il Fadini ribollente dei bei tempi, o quasi. D'accordo con questa valutazione di Andrea, con questa analisi, nel senso, se l'anno prossimo le cose cominciano ad andare bene, probabilmente c'è il pienone al Fadini. È troppo semplicistica la cosa? No, io provo a fare un ragionamento ovviamente scaturito dall'arguta riflessione che ha fatto Andrea, sì. Provo a dire che siccome tutte le caratteristiche che lui ha elencato rappresentano Giulianova, cioè che la piazza è bollente, una piazza che comunque ha masticato calcio professionistico per oltre 40 anni, quando si è andare a spiegargli poi che uno fa un campionato facendo comunque degli investimenti importanti, e parliamo in termini economici, per fare un campionato poi di fatto non di nome o di grido in Serie D, rischi di fare un investimento che non produce nessun effetto, e l'anno dopo, l'anno successivo, tu non hai la sufficiente capacità proprio strutturale, perché giustamente, come diceva il presidente, che non dice mai le cose a caso, per ripartire da un settore giovanile, perché Giulianova c'è da ricostruire un settore giovanile, perché poi mettere in piedi o mettere insieme 3.000 situazioni diverse, perché poi negli anni in cui c'è stato un momento di stand by, calcisticamente parlando, ognuno, tra virgolette, ha fatto di necessità virtù per dare l'opportunità a tanti ragazzi di iniziare a giocare a calcio. Però rimettere insieme una serie di situazioni diventa, ci vuole tempo, sicuramente non è un progetto che vedi domani mattina, certo, ma devi comunque affrontarlo, programmarlo per avere i risultati a 3, a 5 anni, secondo il profilo o comunque l'obiettivo che ti proponi. Allora, da dove parte, dove scaturisce la valutazione?
creare e fare un campionato di interesse, un campionato importante, significa che quella piazza, che come giustamente diceva Andrea, è lo zoccolo duro partendo da quello, è quella piazza che grazie ai risultati che in questi ultimi due anni abbiamo ottenuto, anche perché c'è da dire questo, il presidente Bartolini quando ha deciso di comprare il titolo con le sue tasche, ha deciso di partire dalla promozione, ha avuto un coraggio incredibile, perché comunque poteva anche accadere che investi tanto, poi qualcosa non va bene per il verso giusto, rischi di fare un investimento che si riveli fallimentare, perché comunque poi a Giuliano non vince un campionato di eccellenza, c'è qualche problema. Io mi ricordo l'anno scorso, anche da grandi addetti del calcio, così si autoproclamano alcuni, che dicevano vai, avete vinto la promozione, due coppe, Coppa Mancini e Coppa Italia, però se non vincete anche l'eccellenza rischiate di non aver fatto nulla. Io suppongo che la quarta serie, proprio perché è una serie importante, e secondo me perché proprio Giulianova, e da qui parte la domanda, è una piazza per tutte le cose che si diceva, gli bisogna dare, come abbiamo pensato, un'opportunità di investire sul calcio, ma con un investimento a tempo. Qui stiamo parlando, perché mi permetto con molto rispetto come? Per lei, di entrare nel cuore. Famiglia del lei, direttore, la prego. Deformazione professionale, no. Però le dico questo, ti dico questo. Noi abbiamo pensato a un progetto che per riavvicinare la gente, maggiore persone coinvolgere al calcio, gli diamo l'opportunità di usufruire, investendo sul costo dell'abbonamento, suddiviso in tre fasce, 220 euro la tribuna centrale, 180 euro la tribuna laterale, 100 euro la curva, di usufruire di una serie di vantaggi derivanti da servizi che sponsorizzeranno fornitori e produttori di servizi, che sponsorizzeranno la società, non a caso, ma facendolo su un pacchetto ben consolidato di clienti, che poi diventerebbero i tifosi che sostengono la squadra. Cioè, mi posso un po' interpretare una specie di azionariato indiretto, tra virgolette. Uno investe sull'abbonamento al Giulianova e ha dei vantaggi sul territorio di Giulianova, vero? Attraverso gli esercenti che sono sponsor della squadra, giusto? Sì. Posso dire questo? Capito bene? È il tipico... Ma non volevo dire cavolate. No, assolutamente, tra l'altro non le hai dette assolutamente, anzi, rispetto anche insomma, a qualche altro collega o interlocutore con cui solitamente, quotidianamente parliamo, sei stato molto celere nel comprendere la cosa. Non voglio dire che mi sono spiegato bene io. No, ci mancherebbe, perché... Allora, il punto è questo, che... lì si acquista pubblicità e si rivende pubblicità con la condizione finale per raggiungere due obiettivi: la gente più vicina al campo, quindi la famiglia, allo stadio, ai colori sociali, alla squadra, però con un investimento a tempo finalizzato, lo stesso investimento per il conseguente recupero in termini brevi. Noi questo non è una cosa che diciamo a caso, è una cosa che abbiamo valutato, che abbiamo studiato per le famiglie, li abbiamo preparato e ufficializzeremo, credo, la settimana entrante o comunque tra una decina di giorni, il pacchetto dei servizi, okay, legato a ogni condizione che c'è. Una famiglia media, moglie, marito e due figli, se utilizzano sull'abbonamento del Giulianova, con 45 giorni, utilizzando l'80% di quei servizi che saranno messi a disposizione della società in un circuito virtuoso creato ad hoc, recupereranno il costo dell'abbonamento. Perfetto, chiarissimo direttore. Noi ci dobbiamo fermare però per la pubblicità, non cambiate canale, perché poi apriamo la pagina della Serie D, dove è tornato il Giulianova e verrebbe da dire per fortuna, con tutti i servizi di tutte le abruzzesi. A tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone, partiamo con i servizi adesso, partiamo dal derby, perché il nostro Andrea Costantini, che adesso è lacrimente al lavoro, caro Andrea, sei appena tornato dallo stadio Aragona di Vasto, dove hai visto un derby. Dagli un voto al derby. Ma do al derby un voto 6,5, che dipende molto più dalla qualità messa in campo dal Francavilla che non quella messa in campo dalla Vastese, quindi è un po' la media
tra quanto di buono fatto dal Francavilla, che merita un voto appunto alto, invece voto basso per la Vastese, deludente. Vastese Francavilla 1-2, il servizio di Andrea Costantini, vediamo. Val Francavilla, il derby adriatico con la Vastese. All'Aragona l'11 di Iervese si conferma squadra da trasferta e con una prova con i fiocchi si impone al cospetto di una Vastese a tratti irriconoscibile e che nella ripresa non ha saputo cambiare l'inerzia di una partita sembrata segnata sin dall'inizio. Nella Vastese il classico 4-3-3 con Pizzutelli recuperato in cabina di regia e Tedesco che la spunta su Cherillo e Bittaie. Nel Francavilla stagione finita per Fofana e Amenta, fuori causa anche Molenda, c'è Paravati in avanti con Banegas. Grande cordialità sugli spalti, vista l'amicizia tra i presidenti Bolami e Candeloro e il gemellaggio tra le due tifoserie. In campo la squadra più pronta è il Francavilla, che si fa subito vedere con Palumbo. La risposta della Vastese passa per il recupero palla di Cane, poi Leonetti, serve la corrente De Feo che tira centralmente. Poco dopo ripartenza dirompente di Stifaletta che, anziché assistere i compagni meglio piazzati, va al tiro e spreca una buona opportunità. Chi invece non sbaglia al quarto d'ora è Ezequiel Banegas, che si inventa il vantaggio del Francavilla. Salta, dichiara e scarica un sinistro violentissimo sotto la traversa, imprendibile per Camerlengo. Il gol dà ulteriore linfa al Francavilla, che manovra con grande scioltezza mentre la Vastese si ritrova per diversi minuti in balia del palleggio ospite e rischia il 21esimo con la sventola volante di Palumbo dopo corner di Banegas. Il centrocampista napoletano ci riprova con un altro potente sinistro dopo un paio di minuti. Anche questo sorvola di poco la traversa. La prestazione di Palumbo è dominante. Il giocatore prova a bissare la protezza con la Jesina al 40esimo senza riuscirci. Della Vastese poche tracce. La squadra di Colavito prova a fare qualcosa in più nel finale di tempo, ma la punizione innocua di Pizzutelli è lo specchio del brutto primo tempo aragonese. Nella ripresa le cose non sembrano cambiare. Palumbo mena le danze e Baba al settimo conclude. Camerlengo blocca sul ribaltamento di fronte, break di Nicola Fiore, cross morbido sul quale l'altro Fiore, Gianmarco, interviene e sventa l'incornata di Tedesco. Iervese inserisce Alexic, che al 13esimo ha la palla del raddoppio, il suggerimento è di Banegas. Alexic però davanti a Camerlengo chiude troppo il diagonale, palla al lato. Lo spavento incentiva il cambio per Colavito, Bittaie per Cane e Vastese col 3-4-3, ma il nuovo assetto non migliora di tanto la produzione offensiva dei padroni di casa. Tedesco conclude alto al 16esimo, nulla da fare anche per Fiore al 25esimo. Francavilla invece sempre ficcante al 26esimo, combinazione Palumbo, Alexic, Banegas, l'argentino in sacca ma è in offside. Il raddoppio è solo rimandato di 3 minuti, Banegas premia la sovrapposizione di Fiore, cross basso per Palumbo che corona la sua gran prova col gol numero 12 in campionato. Partita finita? No, perché al 34esimo c'è un contatto in area tra Milizia e Bittaie. Per Bianchini di Terni è rigore, che Nicola Fiore prima si fa parare da Fargione, ma poi monetizza col tap-in vincente, 1-2. La Vastese però non riesce a incidere nel concitato finale e i biancorossi devono così alzare bandiera bianca. Vince con merito il Francavilla, che tiene accese le speranze play-off, mentre la Vastese scivola al quinto posto, agganciata dal Pineto. Iervese una vittoria meritata, un Francavilla che a tratti davvero ha espresso un gran calcio palla a terra e i playoff sono ancora alla portata. Sì, faccio i complimenti ai miei ragazzi perché oggi hanno fatto una grandissima prestazione. Era quello che avevamo preparato, abbiamo fatto in campo e sono contento perché meritano veramente tanto questi ragazzi e ci continuiamo a credere nei playoff perché è un obiettivo che noi abbiamo in mente e la vogliamo raggiungere a tutti i costi. Ecco, si nota sempre questa differenza non solo di risultati ma anche nell'approccio alla partita che c'è tra le gare interne e quelle esterne. Come mai tutto questo? No, in casa pure abbiamo fatto delle ottime prestazioni, e sicuramente le prime sconfitte che abbiamo fatto in casa non hanno dato sicuramente serenità e tranquillità alla squadra, però devo dire che la squadra in tutte le partite, in tutti i campi va a dettare le proprie idee, cerca di fare gioco e abbiamo sempre costruito tantissimo, abbiamo concretizzato meno di quello che si costruisse, però ecco, quello che ci tengo a precisare è che in questo momento è una squadra, in questo momento siamo una squadra dove non dico che giochiamo a memoria, ma veramente riusciamo ad applicare tutto quello che noi facciamo. Il secondo gol è veramente l'esempio perché i ragazzi dicevano sembra un'azione di 11 contro 0 che facciamo in allenamento, andiamo alla anche gol annullato. Il gol annullato pure, quindi sono contento perché adesso loro credono nei loro mezzi
mi sento di ringraziare i ragazzi perché anche oggi hanno dato il massimo, quindi hanno fatto una partita di cuore, di sostanza. Il secondo gol è su una ripartenza, non è che il Francavilla abbia creato tanto, sinceramente. Abbiamo avuto due o tre situazioni, dovevamo essere forse un po' più cattivi, però queste sono finali e quindi questa finale è andata a loro. Abbiamo ascoltato anche il presidente Bolami, era piuttosto contrariato dalla prova della Vastese e anche, le dico, della gestione di alcuni cambi. Non so, lei ha qualcosa da dire sotto questo punto di vista? No, il presidente è il presidente, io lui deve fare i commenti, li fa. Per quanto mi riguarda, diciamo che penso di fare sempre le cose in coscienza. Lui quest'anno non ci sta facendo mancare niente, lo dobbiamo ringraziare per quello che ci sta dando. C'è preoccupazione per questo finale di stagione o questa squadra ha ancora delle energie da mettere sul piatto per centrare l'obiettivo? Ma che non è l'obiettivo di inizio stagione, però. Ma è normale, ora stai lì e devi cercare di dare il massimo. Il problema, che poi non è un problema, cioè nel senso che si scende in campo sempre per dare il massimo, ogni partita ha un tasso di difficoltà enorme. Ora vai a Campobasso, che mi sa che ha perso 6-7 partite di fila, quindi non è che... Però questo è un gruppo, il mio, ti devo dire, un gruppo tra virgolette folle, perché nei momenti magari che li vedi un po' stanchi, è capace che ti fanno la prestazione, quindi non, sotto sto lato non è che ti danno certezze. Quindi oggi penso che i ragazzi, li ho visti in campo, hanno dato veramente il massimo contro una squadra fisica che comunque sviluppava tanto gioco da dietro, non era semplice. Fantastico quello che ha detto. Gruppo folle lo avremo, ce l'ha promesso prima della fine dell'anno, se ci sta sentendo, perché ci sta sentendo prima della fine dell'anno in trasmissione. Luca, te l'aspettavi che oggi il Francavilla innanzitutto ha fatto una prestazione super a Vasto e che la Vastese tornasse, diciamo, quello di inizio 2018 con molte difficoltà, specie in casa? Sì, il Francavilla me l'aspettavo perché è una squadra che gioca bene a calcio. Con un mister bravo che ho avuto, quindi me l'aspettavo, sì. Andrea, vengo da te per chiederti, tu hai fatto la media, ma ci hai anche detto, l'hai anche chiesto a Colavito, queste sostituzioni oggi Bolami non era proprio contentissimo di come andavano le cose. Beh, guarda, il presidente era vicino al sottoscritto e non faceva altro che chiedere sostituzioni. Però ci può stare, presidente, ma anche te chiede, certo, sostituzioni, perdonami. Come no? Ah, normale. Anche tu, quindi vedi, è una cosa proprio... Sì, è normale. È normale, Andrea. Sì, sì, no, assolutamente normale, però sai, l'insistenza... comunque mi ha colpito, tant'è che poi quando l'abbiamo intervistato telefonicamente a fine partita lui ha detto: beh, evidentemente abbiamo della diversità di vedute, che ci può stare, perché nell'ambito di questa dialettica che c'è tra un presidente e un allenatore, il presidente farebbe delle cose, però deve fare il presidente, quindi sulle scelte tecniche in teoria non può entrare. Le scelte tecniche competono all'allenatore, però Bolami oggi non ha nascosto il suo disappunto, perché era una gara importante, uno scontro diretto in casa contro una squadra che si è gemellata, si sì, rapporti cordiali con Candeloro, però poi si capiva che, insomma, tutti volevano vincerla, e il Francavilla ha fatto onestamente molto molto di più per portare a casa il risultato, che è ampiamente meritato. Si è espressa davvero su ottimi livelli di gioco, ha creato occasioni, Palumbo decisamente sopra la media, dominio tecnico, ma anche se non soprattutto fisico. Io penso che un giocatore come questo non possa non partecipare a un campionato professionistico, perché fisicamente, ecco, noi più tardi parleremo del Teramo, io penso che nessun centrocampista del Teramo possa valere il Palumbo visto quest'anno. Voi mi direte: ma questa è una Serie D e quella è una Serie C, e va bene. Però lo chiedo a Luca Orlando se anche lui, visto che ci avete giocato un paio, due o tre settimane fa, sì, Luca, sì, è così dominante, come dice Andrea, quando è in giornata? Poi è chiaro, sono anche le giornate che sì, vanno sorte. Assolutamente, è un buonissimo giocatore per la categoria.
ha fatto 12 gol, fa la differenza. Ma è anche fisicamente complicato? Bello strutturato, è difficile da marcare. Poi destro e sinistro. Destro e sinistro, sì. Sì, sempre. Anche perché Andrea è anche un po' un fantasma, sai, è uno che gioca tra le linee, può giocare mezzala, può giocare davanti. Sì, oggi per esempio un giocatore della Vastese di cui si parla giustamente molto bene, che è Pizzutelli, che per oggi non era al massimo, ma ha sofferto tremendamente prima di tutto la differenza di impatto fisico con Palumbo, che poi giocava tra le linee. Ecco, questa azione hai centrato, guarda qua. Ecco, questa è un'azione classica, oggi lui giocava tra le linee ed è stato micidiale per i giocatori della Vastese, è stato sempre un punto di riferimento, si è fatto sempre vedere, è stato il fulcro del gioco, ben supportato poi da Milizia, che ha macinato chilometri, e da Mele, che ha giocato una gara molto ordinata e molto sagace, e lì in mezzo al campo non c'è stata partita, e per questo che il Francavilla comunque ha menato le danze. Poi anche Banegas si è messo del suo con il gol dell'1-0, quindi insomma la Vastese si è vista molto poco, ha creato pochissimo dalle parti di Fargione, il rigore a mio avviso è anche un pochino generoso, quello concesso nel finale. E ripeto, il risultato è giusto, la Vastese deve rialzarsi, perché se gioca come ha fatto quest'oggi nelle ultime tre gare non farà i playoff, ma siccome Colavito si affida alla vena di follia della sua squadra e non vuole mollare questo obiettivo, io penso che la Vastese che vedremo nelle prossime tre giornate sarà sicuramente più all'altezza della situazione, a partire dalla gara di sabato. Attenzione, si gioca sabato a Campobasso, Campobasso in piena crisi e rischia di essere invischiato nella zona play-out, la Vastese però ha bisogno dei tre punti, sarà una gara che peserà tantissimo. Assolutamente. Possiamo rientrare tra poco, faremo vedere Pineto Castelfidardo, però siccome io ho una promessa con il presidente Bartolini e col DG Vernacotola che alle 8:20 li avrei liberati, perché giustamente hanno altri impegni, noi vi ringraziamo per essere stati con noi in una giornata comunque molto bella per voi, per Giulianova che ritrova la Serie D, peraltro vi fanno anche intanto i primi suggerimenti, Montani sarebbe una garanzia per la Serie D, vi scrivono da casa, grazie e complimenti ancora. A proposito, domanda ultima, Presidente, io gliel'avevo fatta anche qualche tempo fa, ma la dicitura Real quando andrà via? Perché comunque a Giulianova un po' ci tengono al nome originale. Ma sì, ci tengono, però non lo so, adesso vediamo. Anche noi teniamo il nome Reale perché l'abbiamo creata, l'abbiamo portata in Serie D, e adesso vediamo insomma quali saranno gli sviluppi di questa situazione. Il titolo all'associazione Giudesi per Sempre, che fa un campionato di Serie C2 di calcio 5, vediamo insomma quello che succederà, però io penso che non sia tanto un problema di nome, penso che ci sia più l'esigenza di un attaccamento maggiore a questa squadra. Grazie Presidente per essere stato con noi, complimenti. Grazie. Grazie al direttore generale Vernacotola, grazie direttore, buon lavoro ovviamente ad entrambi e per gli obiettivi che speriamo che il Giulianova possa raggiungere. Noi vi salutiamo, vi facciamo di nuovo i complimenti. Noi ci vediamo adesso, ovviamente, Pineto Castelfidardo, caro Luca, vediamo la vittoria per 2-0. Il servizio è fermato per noi da Roberta Di Sante, vediamo. Quinto risultato utile consecutivo per il Pineto, che batte 2-0 il Castelfidardo tra le mura amiche del Mariani Pavone e tiene il passo dell'Aquila in attesa del derby di domenica prossima al Gran Sasso d'Italia. Italo a Concia. Amaulo deve rinunciare allo squalificato Esposito a centrocampo, sull'esterno gioca Marianeschi, mentre in avanti si rivede Ciarcelluti dal primo minuto nel tridente con Gragnoli e Tomassini. Un'assenza anche per Vagnoni, quella di Bordi in difesa, dove però rientra Ghiani. Rispetto alla formazione sconfitta dalla Vastese, il tecnico biancoverde inserisce dal primo minuto Mantini e Pedalino. Primo tempo equilibrato, la primavera occasione al 17° è per gli ospiti quando Montagnoli riceve palla da Calabrese e fa partire il diagonale sul quale Giachetta si fa trovare pronto. La risposta del Pineto al 25° quando un Ciarcelluti in giornata supera Giovagnoli sulla destra e altruista serve l'accorrente Tomassini sul primo palo che non ci arriva di un niente con la sfera che termina fuori di un soffio. Sono Montagnoli e Ciarcelluti i giocatori più attivi dall'una e dall'altra parte. Al 32° l'attaccante bianco verde
se ne va per vie centrali, provvidenziale su di lui il recupero di Della Quercia. Al 38esimo dalla parte opposta invece l'esterno biancazzurro a dare l'illusione del gol. Finale di primo tempo in crescendo per i locali, al 40esimo ancora Ciarcelluti, serve Tomassini che però perde l'attimo e l'azione sfuma. Si va così negli spogliatoi sul parziale di 0-0. La ripresa si fa però subito incandescente, appena un giro di lancette i locali passano, l'azione si sviluppa sempre sull'asse Ciarcelluti-Tomassini con il cross dell'esterno e il colpo di testa questa volta vincente ad anticipare Giovagnoli dell'attaccante per l'1-0 in favore dei padroni di casa. Ancora Tomassini al quarto, stavolta ostacolato tra i due centrali biancoverdi, spedisce fuori bersaglio la palla del possibile raddoppio. La risposta dei marchigiani al sesto, quando Montagnoli serve pedalino per la girata sotto misura e la parata a terra di Giachetta, e poi al 21esimo quando sugli sviluppi del corner battuto corto Calabrese mette in mezzo per Mantini sul primo palo, provvidenziale però su di lui l'anticipo della difesa. Dal possibile pareggio marchigiano si passa al 2-0 in favore dei padroni di casa, che si concretizza al 28esimo quando Pezzotti se ne va sulla sinistra, supera Mantini e fa partire un cross al bacio per la testa di Tomassini che implacabile insacca ancora una volta all'altezza del primo palo per la doppietta personale che vale il 2-0 in favore dei padroni di casa e mette la partita in ghiaccio. La reazione del Castelfidardo sta tutta in questo tiro di Calabrese da fuori che termina di poco oltre la traversa. Nel finale poi è soltanto mera gestione da parte del Pineto fino al triplice fischio. Nell'ultima parte di gara da registrare solo l'esordio per gli ultimi scampoli di partita del giovane classe 2000 di Federico, di proprietà del Pescara e tra i protagonisti della vittoria nel campionato juniores da parte della formazione biancazzurra. Dopo 5 minuti di recupero il Pineto può gioire per il quinto risultato utile consecutivo che tiene ancora accesa la speranza playoff. Quinta sconfitta consecutiva invece per un Castelfidardo in crisi di risultati e con poca voglia di parlare, che conferma ancora il silenzio stampa per la seconda domenica consecutiva. Presidente Silvio Brocco, soddisfazione per la prestazione di oggi, un bel Pineto, questa è la terza vittoria consecutiva. Quarta vittoria, siamo su 5 risultati utili consecutivi, praticamente dopo la partita sfortunata, insomma, così con i nerostellati, praticamente abbiamo centrato tutte le partite. Grande merito, come già detto precedentemente, a tutto lo staff tecnico, all'allenatore, ai giocatori che sono encomiabili, l'avete visto anche voi, giocano veramente con grande professionalità, con passione, ci tengono tantissimo, hanno veramente, veramente una cosa molto positiva. Devo fare i complimenti al Castelfidardo perché hanno giocato benissimo, bella squadra, chiaramente noi abbiamo avuto forse un pizzico di bravura in più con i due gol di Tomassini, ma anche nelle azioni che abbiamo impostato sicuramente ha fatto vedere, insomma, il valore di questi ragazzi che abbiamo, e di questo veramente siamo molto molto contenti. Quindi, domenica così. Ecco, appunto, a proposito di futuro, domenica bisognerà andare all'Aquila. All'Aquila per noi è una partita come tutte le altre, ci fa piacere giocare a questo punto con questo blasone di classifica che abbiamo conseguito, quindi abbiamo rispetto agli avversari, ma penso che anche gli avversari rispetteranno il Pineto. Noi dobbiamo fornire prestazioni importanti come stiamo facendo di domenica in domenica, e anche oggi ha fatto un'ottima gara contro una squadra forte, perché si è dimostrata una squadra forte e organizzata che se la fai giocare e palleggiare ti può mettere in difficoltà, però sulla vittoria penso che non ci sia nulla da dire, abbiamo fatto tante opportunità sotto porta già nella prima frazione, se non fosse stato per il campo un po' quella zolla davanti alla porta magari Tomassini avrebbe fatto gol, quindi però secondo tempo abbiamo dominato e abbiamo vinto con merito. I ragazzi hanno dato vita ad un'ottima prestazione, oltre ai due gol di Tomassini anche Ciarcelluti, soprattutto quando ha giocato nel primo tempo ha creato tante palle gol, lo stesso Pezzotti, insomma una prova corale importante oggi, mister. Da diverso tempo stiamo facendo delle prove corali importanti con tutti gli effettivi, perché chi inizia la partita, diciamo, sulla formazione titolare, poi chi entra e tutti fanno le prestazioni importanti, siamo bene sia di testa che di gambe, per questo finale era quello che volevamo, giocarci le nostre chance di playoff, e adesso abbiamo due derby con l'Aquila e l'Avezzano, cercheremo di preparare bene il prossimo contro l'Aquila.
Questo è il servizio, le voci di Pineto Castelfidardo. Peraltro noi qui abbiamo l'ex della gara, Luca Orlando. Luca, abbiamo visto primo tempo equilibrato, se vogliamo, secondo tempo non c'è stata partita. Che vi siete detti nello spogliatoio? Sapevamo che era comunque una partita difficile, perché comunque è un'ottima squadra. Abbiamo cercato di mettere in campo le cose che abbiamo provato in settimana e ci siamo riusciti alla grande. Intanto saluto Roberta Di Sante. Ciao Roberta, che hai seguito la partita. Buonasera per noi, ovviamente. Buonasera a tutti. Ti do un dato, anzi ti do una data. 18 marzo 2018, un mese fa, non sgrato gli occhi come se ti avessi dato la data del 1800. Sì, infatti pensavo qualcosa un mese di fa, più. 18 marzo, oggi è 15, quindi un mese fa, un mese il Pineto, fa. Intanto buonasera a tutti, volevo fare i complimenti a Luca Orlando, uno dei difensori centrali più tecnici del girone. Un mese fa il Pineto perdeva in casa contro il Nero Stellati. Quel giorno, sì, caro Luca, probabilmente vi siete chiusi in uno spogliatoio e avete detto i playoff ce li sogniamo quest'anno. A distanza di un mese, no, non abbiamo fatto vedere l'Aquila, se ci aspetti è il prossimo servizio. A distanza di un mese stiamo parlando di questa situazione di classifica che tra un po' vediamo, cara Roberta. Cioè una rimonta, sì, pazzesca, pareggio con il Francavilla e poi quattro vittorie consecutive. Agnonese, recupero col Fabriano, Campobasso e oggi Castelfidardo. Ecco sì, qua. Mi fa pensare un po' anche alla situazione dell'anno scorso. La situazione era diversa perché l'anno scorso si parlava di salvezza, quest'anno si parla di playoff, quindi con la debita, insomma, differenza. Però anche nella passata stagione c'era stato un periodo particolare di difficoltà e poi la grande rimonta nella seconda parte della stagione. Sì. Quest'anno traslata un po' in avanti, perché siamo più avanti con il campionato, però è successa un po' la stessa cosa. Quindi mi viene un po' da pensare, no? Le squadre di Amaolo che hanno questa, questa capacità poi di fare sempre dei gran finali di stagione. Secondo me è cambiato qualcosa soprattutto dal punto di vista mentale. Deve essere comunque scattato qualcosa dal punto di vista mentale, perché i giocatori comunque sono quelli, non è che c'è stato un grande cambiamento. Forse hanno trovato finalmente quella quadratura del cerchio con questo nuovo assetto, perché poi non ci dimentichiamo che più volte nel corso di questa stagione mister Amaolo ha cambiato anche l'assetto in campo dei giocatori. Quindi forse questo è finalmente il modulo giusto che riesce a far esprimere questi ragazzi nella maniera più in maniera migliore, con l'inserimento delle due punte. Insomma, la differenza si è vista quando Tomassini e Gragnoli hanno cominciato a giocare insieme. Oggi anche Cercelluti ha fatto un primo tempo praticamente strepitoso di gara. Luca, sei d'accordo con l'analisi che ha fatto Roberta? Sì, sì. Cioè, campionato in crescendo già di sé, magari un tecnico come Amaolo ha nel suo DNA delle sue squadre fatto di finire con un colpo di coda importante, però anche il cambio di sistema di gioco. Sì, abbiamo cambiato 2-3 moduli nell'ultimo periodo, poi siamo passati al 4-3-3 e stiamo facendo molto bene, sono arrivate le ultime 4 vittorie. Adesso due derby, ne parlava Amaolo, e che derby contro due squadre complicatissime, perché tra un po' ti facciamo vedere l'Aquila e poi ti facciamo vedere anche l'Avezzano, perché le avrete tutte e due a distanza di pochi giorni. È tosta, eh? Sì, sono due squadre fortissime, però noi ce la possiamo giocare con tutte, come abbiamo dimostrato. Se siamo concentrati ce la giocheremo con tutti e cercheremo di vincere. Assolutamente. Per quanto riguarda la partita di oggi, Roberta, no, sta un po' invece facendo il percorso contrario di Castelfidardo, cioè un po' in fase calante? Sì, Castelfidardo è stata fino ad un certo punto sicuramente una delle rivelazioni più belle di questo campionato. Poi effettivamente, insomma, questa è la quinta sconfitta consecutiva, stanno attraversando un momento indubbiamente difficile, anche, diciamo, i perni effettivamente sono in fase calante, quei giocatori che dovrebbero dare la marcia in più, in realtà forse sono quelli che oggi mi sono
sono sembrati sia oggi che domenica scorsa contro la Vastese, due o tre giocatori importanti che sono veramente, insomma, sono quelli che forse hanno fatto più difficoltà. Mi è piaciuto molto, forse uno dei pochi che salverei, Montagnoli, sì, che insieme a Cercelluti sicuramente sono stati i due migliori nel corso di questo primo tempo, è stato quello che ha fatto un po' più movimento e ha creato un pochettino più scompiglio tra le linee. Orlando è di proprietà del Pescara, giusto? No, no, non più. Da quest'anno no. Sei di proprietà del Pineto? Del Pineto, sì, per un anno. Errore nostro. Di change. Proprietà del Pineto. Quindi c'è stato proprio il cambio, perfetto. Passaggio. Perfetto. Oggi la Vastese ha perso, complimenti al Francavilla, però a fine partita non bisogna applaudire gli sconfitti. Io mi riferisco alla squadra, fatemi un esame di coscienza, poi magari prendi gli applausi, si prendono gli applausi. Va bene. Poi ti chiederò se è più complicato da marcare Padovani o Dos Santos, tu dici okay. L'Aquila sarà la sorpresa, vincerà i playoff, vogliamo confermare il mister, giocatore e staff, veramente grandi, imprenditori, milionari, muovetevi, e sempre forza l'Aquila. Altro successo, davvero in uno scontro diretto complicatissimo a San Marino, l'Aquila passa 2-3, vediamo il servizio. Ormai è diventata una consuetudine, come un orologio svizzero, il San Marino distrugge in casa quello che costruisce fuori. Lo scontro diretto playoff va all'Aquila, società in piena crisi economica e nel dopopartita presa di posizione del tecnico Battistini. La partita si accende grazie al primo regalo della difesa del Titano, che si complica la vita su lettura semplice e garantisce all'Aquila lo sviluppo a destra, che porta Padovani al controllo, e alla battuta rete Donini capitola una prima volta. La reazione immediata e concreta della squadra di Medri certifica il buon momento di salute di una formazione che viene da 3 vittorie consecutive. È ancora Gianluca Bugaro a trovare la stoccata vincente, dura non più di 3 minuti. Il vantaggio rosso-blu dopo il gol, il San Marino si scioglie e in più di una circostanza rischia il sorpasso. Nappello in mezzo, Guidi non ci arriva per questione di centimetri. Poco dopo è lo stesso Guidi a confezionare l'assist per Zekiri. Il centrocampista calcia alto da posizione interessante. Finale di tempo emozionante, prima è l'ex Caffiero a farsi luce ma a non trovare lo specchio della porta, è solo esterno della rete. Di là, da palla inattiva, prima Zekiri, poi Di Maio fanno fare un figurone al portiere Farroni, che si oppone alla grande. Il Titano si espone per una disposizione spesso non corretta della difesa. È l'autore del gol Padovani a divorarsi il raddoppio con un pallonetto che termina alto. Ripresa, episodio dubbio in apertura. Ibe di testa riporterebbe in vantaggio l'Aquila se non fosse per un fischio dell'arbitro che annulla per un fallo del capitano Pupeschi su Pestrin. Punito con il giallo, il capitano rosso-blu è anche rischiato per le reiterate proteste. Proteste che continuano e portano anche all'espulsione di un componente della panchina abruzzese. Medri, molto solerte nelle sostituzioni vincenti a Recanati, si complica la vita da solo andando a rimodellare una difesa che non era certamente trascendentale ma che in qualche modo aveva retto. Dentro Cevoli e difesa 5 per proteggere un risultato positivo e per reprimere la disinvoltura dell'Aquila, ed invece succede che l'idea strana per uno come Medri risulta un favore agli avversari. Cevoli è tutt'altro che irreprensibile su Boucher, che lo brucia in velocità e va a mettere alle spalle di Donini. A questo punto l'Aquila dilaga, approfittando delle ripetute dormite della difesa del Titano. Doppietta per Padovani e tris rosso-blu a 10 dal termine. L'orgoglio biancazzurro è salvato da Ceccarelli, che di testa a 2 dai 90 regolamentari non fa altro che aumentare i rimorsi. Domenica il San Marino dovrà cercare nuova gloria in trasferta sul campo dell'Avezzano, terzo in classifica, se vuole credere ancora all'obiettivo post-season al San Marino Stadium. L'Aquila batte San Marino 3-2. Questo è il servizio della partita. Luca, hai visto, insomma, l'Aquila si conferma una grandissima squadra, una squadra che va a giocarsela a viso aperto in uno scontro diretto. Peraltro questa era una trasferta che è stata a rischio, i tifosi dell'Aquila non hanno anche pagata la trasferta, cioè hanno rischiato di non andarci a San Marino. Però hai visto che squadra, ma immagino che già la conoscevate molto molto bene. Sì, sì, una squadra fortissima, libera mentalmente, che con ottimi giocatori come Boldrini, Padovani. Tra l'altro oggi Boldrini e Steri non c'erano. Sì, qualificati. Esatto. Eh,
con giocatori di categoria superiore. E... quest'anno sarà la terza volta che il Pineto incontra l'Aquila, giusto? Perché li avete incontrati in Coppa Italia. Coppa Italia e l'andata. Peraltro hai fatto gol. Sì. Ecco, ricordavo bene. In Coppa Italia, adesso che stavo dicendo della Coppa Italia, mi sei venuto in mente come un flash. Ho detto, ma per caso si ricorda segnalo? Tutto. Sì, cioè, sì. Stranamente, perché di solito invece non ricordo nulla. Li avete incontrati a Pineto nella gara d'andata, peraltro Boldrini a tempo scaduto segnò quel calcio di punizione meraviglioso. È la prima volta quest'anno quindi che andate voi al Gran Sasso d'Italia. Ecco, che partita ti aspetti che farà l'Aquila? Mi aspetto la partita che fa sempre, palla a terra, gioco da dietro. Io quello che penso che in questo campionato te la puoi giocare con tutte. Se parti devi avere la concentrazione giusta in ogni partita, in ogni momento della gara. Certo, assolutamente. Intanto vediamo altre immagini. Andrea, il San Marino probabilmente, al di là adesso della matematica, però i playoff si riscorre. 60 minuti di chiacchiere, 2 soli servizi. Chiedo scusa, avete ragione, sono d'accordo. Ma adesso acceleriamo. Non ridere Silvia, non ridere, è colpa mia. Andrea, il San Marino si riscorda i playoff e invece l'Aquila è davvero, forse in questo momento insieme a Pineto, la mina vagante. Infatti sicuramente, settimana prossima... sicuramente sì, c'è anche l'Avezzano, sono queste le squadre tra le più in condizioni. Beh, il San Marino è un po' il Francavilla del Titano, mi verrebbe da dire, perché fa grandi cose in trasferta e vanifica il tutto con un rendimento interno che è stato scadente soprattutto negli ultimi tempi. Ricordiamo che San Marino ha perso in casa con i Neurostellati, ha perso in casa contro squadre che sicuramente erano ampiamente alla portata. Oggi aveva uno scontro diretto a pari punti con l'Aquila e l'ha perso, però c'è da sottolineare ancora una volta la performance della squadra di Battistini, che al di là di tutte le difficoltà, anche se in settimana è arrivato il sostegno da parte del Lancio e del Comune, però al di là di tutte queste difficoltà e i tifosi che ancora una volta hanno fatto si sono messi davanti e hanno reso possibile questa trasferta a San Marino, l'Aquila fa 3 gol in trasferta in questo scontro diretto, 2 squadre a pari punti, vince di slancio. I playoff a questo punto sono seriamente ipotecati e devo dire che l'Aquila se li merita proprio di fare questi playoff, anche se l'Aquila dovesse essere esclusa dalla possibilità del ripescaggio, però sta giocando un grandissimo campionato e a mio avviso, per tutto quello che è successo e per la qualità che comunque questa squadra riesce a mettere sul campo anche oggi con Steri e Boldrini, che sono due pilastri del centrocampo e dell'attacco, l'Aquila fa questo colpo, l'Aquila merita di fare i playoff. Assolutamente. Poi ci hanno scritto: se il Pineto non fa i playoff è meglio non parlare. Allora facciamo così, facciamo solo l'ultima giornata, facciamo una puntata solo all'anno, l'ultima giornata, così ci abbiamo già i verdetti e almeno possiamo parlare di cose già scritte. Perfetto, ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale perché stasera andiamo lunghi, perché poi c'è anche il Teramo. Pubblicità. Eccoci rientrati, altra parte dell'Abruzzo del pallone, ci trasferiamo al Dei Marsi di Avezzano, vittoria 3-0 della formazione di Federico Giampaolo contro la Recanatese, vediamo. La Recanatese di Marco Alessandrini al Dei Marsi per scongiurare l'allarme play out. Non può essere la stessa partita dell'andata. I marchigiani sono un'altra squadra con tutt'altro rendimento e attenzione a mister 18 gol in 12 partite. Manuel Pera, classe 84. Giampaolo senza fanti, squalificato, Sbardella, Kras e Bisegna infortunati. Scende in campo dal primo minuto Florin Tariuk, uscito in barella dalla trasferta di Pineto col San Nicolò. Al settimo, clamorosa occasione per Dos Santos, che potrebbe anche servire Pellecchia sull'inserimento. Sceglie il rasoterra di precisione e palla fuori di un niente. Al nono buono il dialogo tra il brasiliano e Cerone, ultimo passaggio per il numero 10 di casa. Troppo lungo e allora Piangerelli può fare sua la sfera. 17esimo, ottimo lo spunto di Besana, che guadagna metri e resiste alla pressione e mette Dos Santos a tu per tu col portiere. Fuori misura la conclusione a rete. Bianciardi al 22esimo ci prova dalla lunga distanza, palla sul fondo. Alla mezz'ora resta in 10 la Recanatese, a Pezzali pesca il secondo giallo e guadagna
guadagna lo spogliatoio un quarto d'ora dal termine del primo tempo. Minuto 35, Lombardo crossa dal fondo, Pellecchia raccoglie e mette in mezzo. Di prima Cerone taglia un passo del palo alla sinistra di Piangerelli. È il preludio alla rete dell'1-0. Due minuti dopo Deramo gioca per Lombardo, traversone in area, Dos Santos stacca di testa e la infila nell'angolino incrociare. Alessandrini cambia qualcosa, fuori guida dentro Senigalliesi. La reazione recanatese al minuto 41 con questa giocata per Pera che si libera bene ma non riesce a concludere. Al 45esimo sempre Lombardo dalla corsia mancina, entra in area e la mette tesa, Cerone non riesce a indirizzare la sfera. Si chiude qua il primo tempo, 1-0 meritato, che a fare la conta degli episodi sta stretto all'Avezzano. Alla ripresa nella recanatese non c'è Rinaldi, Alessandrini manda in campo Candolfi. 4 minuti e l'Avezzano concede il primo affondo, Lombardo raccoglie al limite del lato corto. Entra in area e taglia centralmente per Dos Santos. Provvidenziale la retroguardia ospite. Un minuto dopo il brasiliano per vie centrali, soluzione a rasoterra facile per Piangerelli. Capolavoro al settimo, Cerone col contagiri per Deramo in profondità, all'esterno temporeggia e rientra sul destro. Entra in area e serve Cerone a rimorchio, di prima intenzione la infila alle spalle di Piangerelli per il 2-0 biancoverde. Al 12esimo Pellecchia per Dos Santos, mancino incrociare del brasiliano, millimetri a negare il 3-0. Pochi secondi dopo ancora Pellecchia defilato, traversone basso, Cerone anticipato sulla linea di porta. Il primo vero pericolo per l'Avezzano arriva al 16esimo su questa conclusione di Senigalliesi che finisce sulla traversa. Giampaolo richiama Deramo e sceglie dalla panchina Filippo Pollino, cambio anche per Alessandrini, fuori Giaccaglia, dentro Tanovi. Al 27esimo finisce la partita di Bomber, Matheus, Dos Santos, in campo Lorenzo Di Curzio. Appena un minuto e arriva il 3-0, Bianciardi verticalizza per Cerone, l'attaccante sceglie il tempo e la piazza di potenza e precisione sotto l'incrocio alla destra di Piangerelli. Portiere recanatese coi pugni a mettere in corner al 32esimo sulla giocata di Pellecchia, ancora sostituzioni, fuori Lombardo, dentro il classe 98 Luigi Scutti, fuori anche Cerone, dentro Michele Priorelli. A 4 dalla fine esce coi crampi il capitano Damiano Menna, migliore in campo, esordio per il classe 99 Juniores Meconi. Finale di gestione, la partita ha detto tutto ciò che doveva, termina dopo 4 minuti di recupero. Non doveva essere la partita dell'andata, invece l'Avezzano torna a casa con un altro 3-0. 14esimo risultato utile consecutivo, i biancoverdi dominano il campo e si confermano leader di questo girone di ritorno, alimentando il rammarico per i punti persi per strada. Sì, poteva essere più ampio il risultato perché abbiamo avuto tantissime occasioni da gol, però la squadra ha risposto alla grande. Sapevamo le difficoltà della Recanatese perché, come hai detto tu, la squadra è stata stravolta nel mercato di dicembre. Ha un giocatore importante come Pera, come Falomi. Noi abbiamo fatto una grande partita, agevolata anche dalla superiorità numerica, però anche se sull'inizio partita 11 contro 11 abbiamo avuto due occasioni contro Santos, per cui la squadra ha risposto alla grande. Sono contento perché questi ragazzi se lo meritano. Oggi la squadra è stata perfetta sia in fase di possesso che in fase di non possesso. Chi subentra, diciamo che sposa il progetto a meraviglia, perché dietro c'è un lavoro di squadra per cui non si trovano in difficoltà, e questo va dato merito appunto alla professionalità dei giocatori, va dato merito alla società, va dato merito allo staff. Stiamo facendo qualcosa di importante. Quanto rammarico c'è per i punti persi per strada, forse soprattutto all'inizio del campionato? Tantissimo. Io ho sempre detto che quando sono arrivato siamo partiti con un mese e mezzo di ritardo, non avendo fatto il ritiro, non avendo appunto, il ritiro si crea quell'amalgama, quella disposizione per iniziare bene il campionato. Siamo stati penalizzati lì, infatti quelle 5 partite dove abbiamo fatto 3 punti era diciamo messo in preventivo, però poi i ragazzi sono stati magnifici sotto tutti i punti di vista, perché dopo queste 5 partite abbiamo iniziato a correre, a spingere sull'acceleratore, abbiamo fatto 11 risultati utili consecutivi al girone di andata, dal girone di ritorno che non perdiamo, per cui penso che questa squadra meriti tutte le attenzioni possibili che ci può stare nel calcio. Ma che l'Avezzano sia forte ne eravamo e ne siamo consapevoli, è un organico costruito per vincere il campionato, penso. Di conseguenza abbiamo avuto dei problemi, un po' per l'espulsione, un po' per l'assenza, anche se secondo me non è il momento di trovare degli alibi, perché il girone di ritorno abbiamo ottenuto tanti punti attraverso delle prestazioni diverse da quella di oggi. Sicuramente
o probabilmente non abbiamo capito l'importanza del momento, e se non l'abbiamo capito dobbiamo cominciare a capirlo, perché per noi dobbiamo essere bravi a voltare subito pagina, perché dobbiamo conquistare una salvezza che non è facile. Dunque vittoria 3-0 per l'Avezzano con la Recanatese che adesso si è un po' fermata dopo una rincorsa alla salvezza che l'ha portata, vediamo la classifica, ad uscirne dalla zona, ad uscire un po' dalla zona calda, però è chiaro che non può dormire sonni tranquilli, cioè non è che può rilassarsi troppo. Invece, caro Luca, abbiamo visto l'Avezzano che davanti, come abbiamo sempre detto, è una squadra che fa paura. 19 gol per Dos Santos, Cerone oggi doppietta, ma c'è anche Pellecchia, c'è Di Curzio, c'è Teramo. Sì, insomma, chi più ne ha più ne metta. Infatti anche noi prima. 55 punti. Avezzano ha un organico importantissimo per la categoria. La Dos Santos, Cerone, giocatori fortissimi. Teramo le ultime giornate sta deludendo. Noi tifosi vogliamo l'impegno di tutti, credo, ma non voglio fare adesso, non voglio sostituirmi, ci mancherebbe Federico Giampaolo, credo che Teramo, considerati anche gli impegni nella Viareggio Cup, si sia trovato oggettivamente in una situazione un po' di arrivare col fiato corto al termine della stagione. Io non so se anche Riccardo Della Quercia, caro Luca, guarda, magari ha un ruolo diverso, Roberta, e quindi soffre di meno. C'è stata una partita un paio di settimane fa, proprio subito dopo il rientro dalla Viareggio Cup, in cui effettivamente ho visto Riccardo Della Quercia un pochettino sottotono rispetto alle prestazioni che ci ha abituato a fornire, perché comunque ha giocato un'ottima stagione per tutto il campionato. Adesso già oggi e domenica scorsa già l'ho visto meglio. Probabilmente anche Teramo, che gioca in un ruolo, se vogliamo, di attacco, anche più dispendioso. Forse anche più dispendioso può soffrire un po' di più. Voi giocherete con l'Avezzano tra due settimane, caro Luca, e poi chiuderete con la Recanatese. Sì. Che voi sperate che a quel punto, non dico che sia già in vacanza, ma quasi, con le ciabatte più o meno. Speriamo tutti, però comunque è sempre da giocarsela. Ai giocatori pure la Recanatese in avanti importanti come Pera, Falomi, sì, che Pera, se non mi sbaglio, ha già fatto 18-19 gol da dicembre. Beh, cioè, proprio... veramente un attaccante fortissimo. Sì. Ti posso chiedere di elencare qualche attaccante di questo girone, ovviamente che non siano del Pinedo perché saresti troppo di parte, che ti hanno stupito per il rendimento, per la forza, perché sono complicati da marcare, perché hanno qualche caratteristica che non ti aspettavi? Dos Santos sicuramente, Pera della Recanatese, poi comunque tutti attaccanti validi ci sono. Ora non mi vengono in mente, però sono tutti bravi. Certo. Vediamo, stiamo per vedere il prossimo turno. Tra un po' vi facciamo vedere anche i due gol con cui il San Nicolò ha battuto la San Giustese per 2-0. Intanto però, prima di chiudere la parentesi Avezzano, fatemi fare davvero i complimenti e in bocca al lupo a Tariuk, che oggi ha giocato titolare. Signori, questo ragazzo... domenica scorsa ci eravamo spaventati davvero tutti quanti e oggi è tornato a giocare titolare al centro della difesa, complice anche il fatto che Sbardella sono qualche settimana che ha problemi e quindi non può giocare, e allora ha dovuto giocare quasi per forza di cose Tariuk, che abbiamo sentito la settimana scorsa in collegamento il DG Carlo Iacovetti, che ha detto: io martedì torno e voglio giocare subito, ed effettivamente poi anche complici le necessità ha dovuto giocare davvero, quindi complimenti davvero a Tariuk perché ha dimostrato davvero attaccamento. Infatti ci scrivono Florin Tariuk, marsicano vero. Andiamo a vedere il prossimo turno, poi vediamo i gol rapidamente del San Nicolò appena sono pronti, che li sta selezionando il nostro Andrea Costantini. 32esima giornata, sarà la terz'ultima. Avezzano-San Marino, altro impegno interno per l'Avezzano.
la Vastese va a Campobasso contro una squadra oggettivamente molto in difficoltà, il Campobasso anche oggi in vantaggio praticamente alla fine e poi si è fatta rimontare. Castelfidardo Jesina, Fabriano San Giustese, il Francavilla ospita la Vispesaro, l'Aquila Pineto, Agnonese Monticelli, Recanatese Matelica, San Nicolò contro il già retrocesso Nero Stellati. Per tutti i tifosi del Teramo vi chiedo la cortesia di attendere qualche minuto perché questa sera è un'edizione un po' più lunga proprio per dare spazio dalle 21 alle 21.30 a San Benedetto Teramo, terminata 2-0. A proposito di Teramo, tu Luca ci hai giocato l'anno scorso nella prima parte di stagione e poi sei andato a Castelfidardo, ecco, sì. Che ricordi hai? È stata comunque, senza avere trovato spazio, una parentesi importante per me, perché comunque sembra un campionato professionistico, ti alleni con giocatori di esperienza. Poi probabilmente sei capitato in un'annataccia. Quello sicuramente. Poi ho avuto la necessità di andare via a giocare. Certo. Voi avete iniziato con Zauli, poi c'è stata la parentesi. Sì, poi il cambio, no? Tu sei stato fino a Nofri. Sì. Giusto? No, al ritorno di Zauli. Ah, è vero, tu sei stato fino al ritorno di Zauli, sì. Zauli bis. Sì. Ok. Andrea, ci fai vedere non solo il gol del San Nicolò, ci fai vedere anche quello di Monticelli Nero Stellati? Sì, partiamo dal San Nicolò che oggi ha compiuto un passo purtroppo non decisivo ma comunque importante, un altro mattone verso una salvezza che comunque sarà da sudare perché poi magari rivedremo la classifica, situazione davvero intricata anche perché oggi c'è stata la vittoria della Jesina nello scontro diretto con l'Agnonese, però oggi aveva un test probante la squadra di Montani che anche lei continua a dimostrarsi squadra da trasferta in casa o sul campo neutro per meglio dire, questa squadra non fa risultato pur giocando bene, in trasferta invece vince le partite, lo fa con questo gol di Bontà segnato in spaccata al 17esimo e poi nel secondo tempo al 62esimo un calcio di rigore trasformato da Moretti, una partita che ha consegnato 3 punti fondamentali, vedete traversa gol. La palla poi è anche uscito il pallone. Sì, la palla tocca appena appena la rete e poi esce fuori, però la San Giustese è una squadra ostica che poteva ancora avvicinarsi alla zona playoff, invece devo dire che una squadra esce da questa partita con la convinzione di poter ancora centrare l'obiettivo suo, cioè la salvezza, penso che per la San Giustese circa i playoff, il traguardo dei playoff, non ci sia più niente da fare. Non c'è più niente da fare ed è sicuro per i nerostellati che comunque stanno chiudendo con dignità questo campionato 1-1 a Grottamare contro il Monticelli che aveva bisogno di 3 punti sempre per il discorso salvezza, segna Vallorani dopo l'assist da azione d'angolo di Margarita, il pari molto bello dei nerostellati con il suggerimento di Onwachi e la rete di Bruni, questo ragazzo molto promettente che anche oggi è andato in gol. 1-1 a Grottamare, nerostellati che però tornano nel campionato di eccellenza. Davvero bravo questo Bruni, io credo che l'anno prossimo, non so se lo rivedremo in Serie D, certamente non credo in eccellenza perché è davvero molto molto bravo. Siamo quasi in chiusura di questa parte, poi tra poco vi faremo vedere il servizio e parleremo anche di San Benedettese Teramo. Io ringrazio e do in bocca al lupo per il finale di stagione a Luca Orlando. Ciao Luca, grazie. Sì, arrivederci. Grazie per essere stato in nostra compagnia e ovviamente vedremo come si evolveranno questi ultimi 270 minuti che ci separano dal gong. Grazie a Roberta Di Sante, ciao Roberta. Ciao a tutti, buonasera. Non ci fermiamo per la pubblicità perché ci andiamo a vedere il servizio di San Benedettese Teramo 2-0, il servizio di Ania Cantagalli, vediamo. La San Benedettese bis è il risultato della gara di andata, batte 2-0 il Teramo ed il basso classifica risucchia adesso il biancorosso con la zona playout distante solamente 2 punti. Palladini conferma la formazione attesa, abbandona il 3-4-3 e vara il 3-5-2 con Gondò e Bacio Terracino in avanti.
Dall'altra parte Capuano rilancia Di Massimo titolare, con Stanco al suo fianco in attacco e Bellomo alle loro spalle. Il tecnico rossoblu imposta la gara lasciando molto spesso la manovra a Teramo, che storicamente fa estrema fatica quando deve condurre i giochi. La Pisarda sarà spina nel fianco per i primi 20 minuti ed è proprio l'ex L'Aquila, servito da un assist al bacio di Bellomo, a portare avanti la San Benedettese al decimo minuto di gioco. Paladini vede in panchina le difficoltà di Vargas su quella fascia e decide quindi di invertire le posizioni in campo tra Melillo e Salas, con quest'ultimo che va dunque a dare una mano al centrocampista ecuadoriano nel duello con Rapisarda. Il Teramo si fa vedere per la prima volta al sedicesimo, quando dopo una discesa di Vargas, Gondò tenta un colpo di tacco debole in aria che Perina blocca senza problemi. La Samb sguazza nelle difficoltà del Teramo e dagli sviluppi di un calcio d'angolo per i biancorossi, Ventola non trova l'impatto con il pallone, dando il là alla ripartenza di Di Massimo. Bellomo e Stanco poi fanno il resto per il raddoppio dei rossoblù tra il tripudio del Riviera. La formazione di Capuano sul 2-0 rimane poi in attesa, vedendo la squadra di Paladini rendersi pericolosa al 40esimo, quando Ventola e Bacio Terracino costruiscono la prima vera palla gol con Perina a respingere. Paladini cambia all'inizio ripresa, chiamando fuori De Grazia e facendo entrare Tulli, con l'ex su Tirol ad agire da trequartista alle spalle di Gondò e Bacio Terracino. Dall'altra parte Marchi lascia il posto a Bacinovic, ma non cambia nulla nel modo di stare in campo della Samb. Non succede praticamente niente fino al 18esimo, quando dagli sviluppi di un calcio di punizione Panico impegna Perina dalla distanza, che ribatte su Melillo e con l'estremo di casa poi bravissimo a bloccare in qualche modo il tentativo ravvicinato del difensore biancorosso. Capuano vede le difficoltà del reparto avanzato nel tenere palla e fa entrare Miracoli e Valenti al posto di Stanco e Di Massimo. Proprio Valente, entrato da qualche istante, impegna dalla distanza calore, bravo a respingere il tentativo del giocatore rossoblù. Ventola invece pensa di fare tutto da solo al 32esimo, inventandosi una discesa sulla destra, ma battezzando poi l'esterno della rete. Ancora estremo difensore del Teramo protagonista al 42esimo, quando alza in angolo un tiro di Rapisarda. È l'ultima occasione di un match interpretato dai biancorossi senza gli occhi della Tigre. Per salvarsi adesso, dopo il turno di riposo da osservare domenica prossima, servirà molto di più, con Fano che sarà crocevia del destino della squadra di Paladini. Il tecnico del Teramo, tra l'altro, è stato omaggiato con uno striscione nel corso del secondo tempo da parte della curva della Samb. Delusione invece per i più di 500 tifosi teramani presenti, che hanno comunque sostenuto la squadra senza soluzione di continuità. Di ritorno da San Benedetto del Tronto, Ania Cantagalli, ciao Ania! Buonasera! Oggi sei stata in diretta nel pre-gara, poi ci hai raccontata anche il post che tra un po' ascolteremo con... ci hai fatto sentire in diretta praticamente a caldissimo al 91esimo Campitelli che ci scrive, ha dimostrato anche questa notte la sua ignoranza calcistica, ma è, non è proprio così. Il problema è che adesso questa sconfitta, vediamo la classifica, Ania, complica maledettamente le cose. Perché oggi sono stati anche gli altri risultati, perché non si gioca nel vuoto pneumatico e dunque un punto alla volta, non me ne voglia il nostro Andrea, ma secondo me continua a essere dell'idea che un punto alla volta si va giù. Beh, vedendo la classifica adesso, la politica dei piccoli passi è stata forse sopravvalutata, ecco. Poi magari tra due settimane a Fano cambieranno tutti i discorsi, il Teramo magari si prenderà una vittoria decisiva, perché comunque la gara che si giocherà tra due settimane sarà decisiva in un senso o nell'altro. Il Teramo paga i pochi punti fatti nel 2018 in casa, ovviamente i tanti pareggi che sono arrivati, e qualche mossa nel mercato di gennaio in attacco che non sta rendendo come invece sicuramente si sarebbero attesi direttore sportivo ed allenatore. Insomma, una serie di limiti, una serie di considerazioni errate da inizio stagione, che poi sono proseguite anche nel mercato di gennaio, nel mercato invernale, che si stanno trasformando e tramutando appunto in quella classifica che abbiamo visto, con il Teramo comunque a 2 punti dal play-out, con la sfida di Fano da giocare a Fano, con il Vicenza che secondo me è sempre un pochino da tenere d'occhio rispetto ad altre squadre, perché è accompagnato tra virgolette parecchio. Troppe chiacchiere, fatevi vedere se inizia. Ho capito, dovremmo pure dire qualcosa. 2 ore di trasmissione, non possiamo neanche fare vedere solo servizi. Paladini non può alleare neanche la San Giustese, ingeneroso davvero, non è così, però è chiaro che adesso c'è il problema
della classifica, innestata su due gol però che tu hai visto e anche commentato, che sono due errori marchiani. Cioè è giusto il ragionamento a San Benedetto, si può perdere, non ci sta perdere con due errori difensivi, diciamo, abbastanza elementari. Sì, non si può neanche dire mancava speranza, e quindi magari sono da perdonare certi errori. Sono errori individuali abbastanza gravi su situazioni, cioè, poi... Questa è una lettura difensiva, pallone sul secondo palo. Situazioni tra l'altro studiate anche nell'immediato pre-gara, perché ce l'ha detto anche Palladini, che ovviamente era tutto fuorché contento. Sono errori che pesano quando comunque hai di fronte una squadra che era arrabbiata perché arrivava da un KO, era stimolata comunque da una diatriba presidente e allenatore che ha stimolato evidentemente anche la squadra, e quando hai più qualità e quando ti si creano comunque, ti vengono praticamente servite su un vassoio d'argento certe occasioni, la qualità alla fine esce fuori e tu vieni punito, e poi non riesci a riaprire praticamente la sfida perché non hai magari neanche la forza mentale, e poi soprattutto non hai le armi lì davanti, ma anche a centrocampo, come ormai purtroppo in questa stagione per il Teramo si è evidenziato, ci sono tante difficoltà. Palladini aveva studiato il 3-5-2 in primis, secondo me, per non prenderle. Purtroppo per lui e per il Teramo, dopo 25 minuti invece era già sotto 2-0, le cose si sono notevolmente complicate. Migliore e peggiore? In casa Teramo, ovviamente. Ma i peggiori, Varas, a parte l'errore che è stato comunque subito punito da Rapisarda, ha fatto ben poco. Poi gli ha dato una mano Sales quando è stato spostato su quella fascia, ma comunque non ha inciso in positivo, ha inciso purtroppo in negativo. A me non è dispiaciuto Bacio Terracino tra i migliori, e anche Calore, che comunque ha evitato che il passivo fosse più pesante. Andrea, ci scrivono: Asta esonerato ed era, mi sembra, 7 punti sopra i playout. È arrivato Palladini e invece il Teramo è un punto sopra. Poi c'era la richiesta a Campidelli di andare via, ma lasciando stare la seconda parte del messaggio, che ci interessa relativamente, anzi quasi per niente, perché poi quelli sono affari di Campidelli, però il dato è oggettivo. Sì, il dato è oggettivo, però noi non possiamo fare altro che ripeterci sui tanti errori commessi anche in questa stagione, ed evidentemente anche quello è stato un errore. Certo, vedendo ad esempio cosa ha fatto il Mestre nel girone di ritorno, l'ultima vittoria del 2017 del Teramo era stata conquistata proprio con il Mestre. Dopo quella partita il Teramo ne ha giocata un'altra, e poi Asta è stato esonerato. Ed era passato temporalmente, erano tante settimane, ma come campionato praticamente nulla, era passato da quella vittoria sul Mestre, e Asta è stato sollevato dall'incarico. È evidente che quella è stata una decisione sbagliata, una delle tante, però voglio dire, ormai è acqua passata, tristemente passata, ma è così. Certo, non arrivano buoni segnali, perché giochi una partita così sentita con Palladini che torna a San Benedetto, Federico che torna a San Benedetto, i tifosi sentono tanto la partita. Storicamente il Teramo ha anche una discreta tradizione con la San Benedettese, anche se lo scorso anno ha perso con lo stesso risultato, ma fu una gara, la ricordo, più combattuta, vinta con merito dalla Samba, ma più combattuta. E qui pronti via subito sotto il Teramo. Poi prende un gol in quel modo, da calcio d'angolo a favore, si becca un contropiede stanco che è un ariete, segna un gol del genere dopo che la Samba ha ribaltato il campo con Di Massimo. È evidente che c'è qualcosa che non va. La politica dei piccoli passi, sì, ma la politica dei piccoli passi passava per fare tanti pareggi, compreso un pareggio a San Benedetto, e invece dopo 20 minuti, poco più, la gara era finita. Ripeto, dopo la partita con la Triestina, quella vittoria ha fatto alzare forse un po' troppo le braccia dal manubrio, quando invece c'era ancora da trottare,
Non si è vinta la partita con Renate, lì forse si è sciupato un mezzo match ball e ora la prima trasferta è andata male. Non so neanche se il Teramo avrà due risultati a disposizione a Fano o se ne avrà uno, e anche se il Fano resterà dietro, il Teramo potrà andare a Fano solo per non perdere, oppure ci saranno stati altri sorpassi, il che è molto probabile. Voglio dire, anche se ad esempio il Vicenza può vincere la prossima partita e aggancia il Teramo e quindi lo sorpassa perché la classifica avulsa mette in vantaggio il Vicenza, quindi voglio dire, se il Fano ti sta dietro e pensi di poter andare a pareggiare, in realtà non ti basta perché il Vicenza ti ha superato. Quindi quella gara sarà una gara assolutamente spartiacque. Palladini, io ho sentito un po' dell'intervista, parla già di una sorta di anticipo di spareggio, ed è così, ed è evidente che per quello che è accaduto le sconfitte di Bolzano e di San Benedetto del Tronto fanno saltare anche il piano pareggi e impongono al Teramo di sì, fare. Perché lì, ecco perché io, perdonatemi, ma io contesto e continuo a contestare e contesterò sempre la politica del pareggio, non ma perché la politica non sia del pareggio, buona in assoluto, Jacopo, secondo me non è perché una politica, bisogna però avere, non è una politica voluta, è una politica che, no, che io, è quasi necessaria per la inconsistenza della squadra, però è bisogna prendersi anche la responsabilità di dire noi facciamo la politica dei piccoli passi, ma sappiamo che non basta, sappiamo che non basta e sappiamo che questo è il massimo che ci possiamo permettere, non sì. Far credere alle persone che con la politica dei piccoli passi ti salvi, perché è una delle più grosse panzane, perché le altre qualche partita la vincono. Jacopo, tu ti invece ricordi che lo scorso anno il Teramo per un pareggio in più in meno, tipo quel Teramo Reggiana che poteva essere 0-0 e poi è stato 0-1, il Teramo ha fatto i playoff. Magari un punto in più preso oggi o preso a Bolzano, il Teramo non farà i play-out e invece così li farà. Poi questo ce lo diranno le ultime giornate di campionato. Però la realtà però guarda, è che sai squadra... cosa? Sai cosa? Sai che cosa c'è diverso dell'anno scorso? Che l'anno scorso, ed ecco perché io capisco la gente a casa che si incavola e fa bene, l'anno scorso il Teramo è sempre stato in quelle purtroppo in difficoltà, che per cause che non adesso non andiamo a rivangare. In questa stagione era fuori dalle difficoltà, cioè parliamoci chiaro, sì. Dopo quella vittoria che tu hai detto con il Mestre e anche considerata la sconfitta col Vicenza in casa, il Teramo era fuori dalle difficoltà e ci si è andato, certo, a mettere poi con, non con Palladini e Federico, ci mancherebbe, no, assolutamente no, con una gestione del campionato che non può essere quella, perché la piccola squadra innanzitutto fa una cosa, è vero che non perde, ma innanzitutto crea il fortino a casa sua. Qualche vittoria deve pur farla con il Renate, non potete dire, non si può dire che è un punto guadagnato, no, sono due punti persi perché hai giocato in casa. Comunque, ci però sentiamo è anche Campitelli. È vero che la squadra ha dei limiti, cioè io ripeto. Certo, che... ma tutte hanno dei limiti, però oggi il Fano ha vinto con il Mestre, te con il Renate hai fatto un tiro in porta e hai segnato su rigore. Comunque, sì, però ci andiamo a sentire Campitelli che dire, questa è una squadra che ha il centravanti che non ha ancora fatto un gol. E i centravanti precedenti hanno fatto poco meglio. Io non lo so che cosa accadrà domani, se San Domenico sarà squalificato, però non so, chiedo conferma a Dagna, è entrato a che minuto? A metà ripresa? È entrato intorno al 20esimo, sì, mi pare, della ripresa. Come potrei dire a babbo morto. Sinistro, potrei dire a babbo morto, forse è l'ultima volta che lo puoi avere, che lo puoi avere a disposizione. Ma San Domenico come fai a tenerlo fuori? Poi non può essere lui il salvatore, visto che si chiama così, della patria necessariamente. Però giocatori che segnano sono due, Bacio Terracino e San Domenico. Se uno di questi lo tiri fuori lì davanti, poi chi fa gol? Ci ascoltiamo Campitelli, che hai beccato proprio al 91esimo, è stata fatta live con il tuo device, lo ascoltiamo, non l'ha presa bene per niente. Amareggiato, pensiamo. Sì, molto amareggiato, perché uscire qui con in questo modo, senza nervo, senza quel piglio giusto per cercare di almeno di pareggiare o anche di vincere. Abbiamo i due gol sono venuti da due cavolate nostre e oggi la squadra che si deve salvare non è questo il modo per poter salvare. Quindi, sono molto deluso di come oggi abbiamo fatto, ma non è solo oggi, perché anche le ultime
due prestazioni non sono stati all'altezza della situazione. Oggi chi sta dietro di noi corre più di noi, quindi credo che oggi stiamo tutti lì, ma domenica dobbiamo riposare, quindi è un casino. Speriamo bene, Agna, però insomma non siamo messi bene. Ecco, una gara segnata già dopo 25 minuti, dopo quei due gol, poi inizio ripresa sembrava un po' rianimarsi il Teramo, ma non c'è stata poi una vera e propria occasione. Oggi non ho visto una buona squadra, cioè non ho visto né capo né coda, quindi senza criticare. Agna, puoi chiedere dei tanti pareggi? Di criticare, perché la colpa maggiore ce l'hanno sempre chi va in campo. Però oggi la squadra non è stata assolutamente all'altezza per poter giocare contro una squadra che secondo me è stata lì a gestire ma non a produrre quello che forse, essendo terza, doveva produrre. Palladini rischia qualcosa? Assolutamente no. Dei tanti pareggi, Presidente, cosa possiamo dire? Magari avrebbe preferito vincere un po' di più. Ma sicuramente dovevamo vincere le partite che dovevamo vincere prima, cioè oggi qui ci sta la sconfitta, però poi se viene in questo modo la sconfitta non va bene, perché quando uno esce sconfitto deve uscire sconfitto massacrato, oppure con qualche ammonizione, oppure con altro. Quindi è così e l'accettiamo, perché la dobbiamo accettare per forza, altrimenti non è che si può oggi cambiare un risultato. Capitelli dice adesso dobbiamo anche riposare, è un casino, vediamo il prossimo turno, perché effettivamente il Teramo riposa e le altre invece giocano. Nel frattempo sta giocando Padova Albino F 0-0, se non vado errato, prima era un 0-0, non credo che sia cambiato. Il Teramo dovrebbe giocare con il Modena, quindi riposa. Il Fano gioca a Trieste, non è facile, ci mancherebbe. Sant'Arcangelo gioca in casa con Renate. Poi c'è Ravenna-Vicenza, con il Ravenna che tendenzialmente diciamo che è salvo oramai, non ha grandi ambizioni. E il Gubbio va a Bassano. E Triestina-Fano. E Triestina-Fano, sì. Rischi là di, nonostante il Modena ha fallito, il Vicenza a meno 4, il Sant'Arcangelo a meno 1. Allora, il concetto è, ricollegandomi, poi sentiamo Palladini, al discorso di prima, quando è stato deciso di cambiare, di fare il cambio in panchina, la società ha pensato che il Teramo potesse giocare in maniera più offensiva, e quindi scegliendo un allenatore il cui modulo preferito è il 4-3-3, ma non che Asta non fosse un allenatore offensivo, tutt'altro. Sia Asta sia Palladini hanno dovuto poi fare un passo indietro in corsa, perché hanno capito che il Teramo una certa predisposizione al possesso palla e alla fase offensiva semplicemente non ce l'ha, e quindi hanno preferito salvaguardare il più possibile l'obiettivo stagionale, ovvero quello di salvarsi, cercando di non prenderle, provando a concretizzare su quelle poche occasioni che ti capitano nel corso della gara. Col senno di poi cambiare, per poi tornare effettivamente a riavere un Teramo più difensivo, cambiare in panchina, mi riferisco, per tornare poi a avere un allenatore che fa un passo indietro perché si rende conto dei limiti della propria squadra, è stato ovviamente, col senno di poi, una scelta sbagliata, perché a quel punto si poteva tenere Asta e poteva proseguire con le valutazioni che aveva già fatto Asta sui limiti della propria squadra. Tra l'altro, quando è stato esonerato, come si è già detto a più riprese, il Teramo era ampiamente fuori dalla zona play-out. Di conseguenza è chiaro che quando ci sono c'è una situazione così difficile di classifica, ci sono state delle valutazioni sbagliate a monte che poi si ripercuotono anche sulla squadra. Adesso ovviamente non credo che sia dura, credo che sia durissima, perché Fano, a prescindere dal risultato che farà domenica prossima, contro il Teramo giocherà davvero la gara della vita, e se il Teramo giocherà a Fano come ha giocato oggi, a prescindere che affrontava una formazione molto differente, molto magari con più stimoli, vedendo poi la sconfitta domenica scorsa contro il Bassano, con più qualità eccetera eccetera, il Teramo perderà a prescindere. Oggi non si è visto un Teramo, non si è visto una squadra che ha giocato con la rabbia agli occhi, con gli occhi della tigre. Quella voglia di salvarsi oggi effettivamente non si è vista. Poi puoi anche perdere, perché contro una squadra che comunque approfitta dei tuoi errori puoi anche perdere. Certo. Però poi il modo, la modalità della sconfitta, abbiamo sempre detto,
fa sempre la differenza. Eh sì, assolutamente. Ci ascoltiamo adesso Ottavio Palladini al tuo microfono, vediamo le risposte dell'allenatore del Teramo. Mister, un Teramo che dopo questa sconfitta si trova a 2 punti dai play-out, il presidente Campitelli ha detto che si aspettava un atteggiamento un po' diverso a prescindere dal risultato, tu sei d'accordo? Sì, assolutamente sì, al di là del risultato, l'atteggiamento, eravamo partiti pure abbastanza bene i primi 6-7 minuti, poi il secondo gol, il primo gol ci ha tagliato un po' le gambe, perché quando prendi un gol così, che poi avevamo anche preparato sinceramente, ti dà fastidio, perché sapevamo che facevano quella giocata, lo sapevamo, l'avevamo visto, l'avevamo anche detto e preparato, e tu, noi abbiamo preso gol, poi è arrivato il secondo gol su una ripartenza su un calcio d'angolo, e quando prendi due gol così diventa dura riprendere la partita. Nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosa di diverso, ci siamo messi con la mezza punta, le 2 punte, abbiamo tenuto forse meglio il campo, abbiamo giocato anche in maniera diversa, però abbiamo creato pochino per quello che potevamo, magari se facevamo gol all'inizio potevi riaprire la partita all'inizio del secondo tempo e si vedeva una partita diversa, quindi dispiace, perché non era questa la partita che potevamo sbagliare. Quei 2 gol presi da altrettante ingenuità penso che siano episodi che facciano arrabbiare parecchio un allenatore. Sì, ripeto, ti arrabbi perché l'avevamo preparata, e quindi quando tu prepari e fai queste cose qui, logicamente dispiace, no? Dispiace perché ti danno fastidio, perché sapevamo quello che facevano e da questo è arrivato il gol, quindi diciamo che l'arrabbiatura, non mi fate usare altre parole, è doppia, perché prendere gol così, poi anche sul calcio d'angolo, su una svirgolata nostra è arrivata la ripartenza, quando tu regali 2 gol così, una squadra fisica, una squadra tecnica che palleggia bene, che ha delle buone individualità, fai fatica a riaprirla. A 2 punti dalla zona play-out, un turno di riposo e poi ci sarà la gara della vita a Fano. Sì, purtroppo sì, adesso dobbiamo pensare a quello che abbiamo sbagliato, dovremmo far vedere la partita ai ragazzi, perché non, sbagliare così dà fastidio, siamo a 2 punti da play-out, per noi la partita di Fano diventa la partita della vita, è come se fosse già un primo scontro play-out. L'ultima, se ti ha fatto piacere quello striscione esposto dalla curva della San Benedettese? Ma è inutile negarlo, che queste cose fanno piacere, e quindi ringrazio il pubblico di San Benedetto per questa cosa qui, e quindi però mi rimane l'amaro in bocca, perché volevamo fare il risultato e non ci siamo riusciti. Forse non hai visto Fedele, ma ci ha detto di salutarti molto affettuosamente. Non l'ho visto, l'avrei salutato volentieri. Amareggiato Ottavio Palladini, non potrebbe essere altrimenti. La cosa probabilmente che io posso immaginare che gli dia fastidio è perché l'ha ripetuta un paio di volte, noi quelle cose le avevamo provate, e quindi non è possibile poi andare e sbagliarle subito. Esatto, non è possibile sbagliarle soprattutto in avvio di gara, quando in teoria tu dovresti avere la concentrazione massima, poi magari passando col passare dei minuti è comunque sbagliato, ma è un attenuante perché può esserci un calo di concentrazione. Pronti via, situazione che studi anche in hotel prima di partire, prendere il pullman e andare verso San Benedetto, non le puoi sbagliare, è un errore di concentrazione individuale, è un errore di approccio alla gara, il Teramo deve crescere anche nelle proprie individualità se vuole far bene. Per rispondere a 2 domande, ma rapidissimamente, ci chiedevano perché nel 3-5-2 non ha giocato Mediano Amadio e poi perché Tulli e non San Domenico come primo cambio. Ho messo insieme due domande. Perché Amadio per 2 giorni, anche questa settimana come nella passata, non si è allenato con la squadra, e quindi a logica, vado a ragionamento a rigor di logica, evidentemente non è proprio nel massimo delle proprie condizioni. L'altra domanda era perché San Domenico... Perché prima Tulli e poi San Domenico, magari volevano il contrario. Perché Tulli non ha mai nascosto Palladini di aver pensato sempre a un Tulli trequartista dietro le 2 punte, quindi magari per provare a riaprire la partita effettivamente ha provato questa mossa quest'oggi. C'è stato qualche segnale di vita, ma non così tanto come magari si aspettava.
Ci chiedono Varas pessimo se rientra Rossi per il playout, a parte il fatto che perché già pensi al playout? Perché pensiamo a un terzino che possa cambiare effettivamente le sorti del Teramo, a prescindere che non tornerà, non credo che arriverà mai la sua prima volta al suo esordio a Teramo, ma anche se dovesse essere non credo che un terzino possa effettivamente cambiare le sorti di una squadra. Può contribuire, ma ci vuole effettivamente qualcosa di diverso. Ci andiamo ad ascoltare Fedeli, così vediamo che cosa l'ha detto, anche se poi hai fatto non arrabbiare Capuano. Vabbè, ci ascoltiamo Fedeli, va. Presidente, una vittoria importante, il riscatto al KO contro il Bassano, è soddisfatto quest'oggi? Un risultato importante anche perché abbiamo superato quota 50, siamo matematicamente nei playoff e questo ci consola. Però c'è del rammarico per punti persi durante la stagione. Rammarico in ottica primo posto o secondo posto? Anche in ottica primo posto, non lo nascondo, perché noi abbiamo perso dei punti banalissimi, però questo è il calcio. Le è piaciuta la gara quest'oggi, un buon primo tempo, sì, gara primo incanalata tempo, già al 25? Perché il fatto di controllare a me non va bene, perché controllare sul 2-0, se prendi un gol si riapre la partita, diventa una sofferenza fino alla fine. È andato già negli spogliatoi, ha parlato magari con Capuano? No, non ho parlato con Capuano, ho fatto alcune osservazioni su alcuni giocatori perché alcuni atteggiamenti non mi piacciono. È un rapporto ormai compromesso che andrà avanti comunque anche nei playoff? Io mi sono sposato soltanto una volta nella vita, quindi basta e mi avanza. Beh, devo dire che con un personaggio come Franco Fedeli a San Benedetto non si annoiano, no, di certo. Decisamente. Di certo, peraltro, se poi in panchina c'è anche Ziolino Capuano, doppiamente non si annoiano. Da una miscela quasi esplosiva. Andrea, torno da te per chiederti a questo punto gli intrecci di classifica. Guarda, lo viene a chiedere proprio a me. Allora, dopo le ultime prestazioni io non vedo, chiaramente poi spero da abruzzese di essere smentito, non vedo come questa squadra possa avere lo spirito per andare a fare la partita della vita a Fano. Quindi sicuramente c'è da preoccuparsi e c'è da affidarsi intanto ai risultati della prossima giornata. E il Teramo deve sperare di andare a Fano almeno con due risultati su tre, anche se forse moralmente avere un solo risultato, giochi tutto per tutto, cerchi la vittoria, forse può essere meglio, però francamente io non vedo come questa squadra possa ritrovare quel tipo di spirito che tale per cui vai a Fano e fai una partita convincente e vincente. Perché questa squadra tale spirito raramente o quasi mai lo ha avuto. Peraltro ho visto anche l'ultima giornata, se guardiamo le avversarie del Teramo, il Sant'Arcangelo giocherà in casa con Ravenna che sarà già salvo, il Fano giocherà a Fermo contro una Fermana che quasi sicuramente avrà chiuso i conti, che ovviamente non possiamo mettere l'ultima giornata, dovremmo andare un po' troppo avanti, però vediamo la classifica. Andrea, puoi continuare. Scusa. Sì, non so se il Ravenna può ambire ad esempio a fare i playoff, però lì saremo a 90 minuti dalla fine e questo sarà chiaro. Il Ravenna è praticamente salvo, la Fermana è quasi in salvo e non penso guarda possa... Che cosa mi ha ritrovato Maurizio da qui, una cosa fantastica che avevamo fatto vedere martedì scorso, eccola qua. Sì. Se guardate proprio l'ultima fila ci sono le ultime giornate, il Fano gioca a Fermo, la Fermana è quasi salva, il Gubbio giocherà a Padova, non penso che il Padova regalerà la partita, ma il Padova quasi certamente sarà già promosso, il Sant'Arcangelo giocherà con un Ravenna quasi certamente salvo e che difficilmente potrà fare competizione per i playoff e giocherà in casa, il Vicenza giocherà in casa dell'Albino Leffe, può essere una partita mediamente difficile se l'Albino Leffe deve guadagnare qualche posizione playoff, il match più difficile sulla carta c'era il Teramo per spessore della squadra, la Reggiana, e perché la Reggiana potrebbe essere in lotta per guadagnare il secondo posto. Sì, che toglie la prima fase
che toglie il primo turno, che è quello della gara secca, della gara unica. Quindi è evidente che le prossime partite saranno cruciali, il turno di riposo, vedere cosa fanno le squadre. Teniamo la schermata proprio rapidissimamente per vedere che il Teramo riposa, mentre il Gubbio giocherà a Bassano, partita mediamente difficile. Il Sant'Arcangelo giocherà in casa col Renate ed è una gara non facile ma abbordabile. Il Vicenza giocherà a Ravenna, e Ravenna se la giocherà perché probabilmente cercherà di avvicinarsi alla zona playoff, e il Fano giocherà a Trieste, che recentemente ha battuto il Padova, quindi è una gara questa mediamente complicata, ma il Fano io immagino che sia già proiettato a quella penultima giornata, perché il Fano se la gioca alla penultima, e poi circa le altre bisogna un po' regolarsi. Questa era una schermata, caro Andrea, fatta prima della giornata odierna, e noi avevamo messo 5 stellette, l'unica, il turno più complicato ce l'aveva il Teramo, e se guardate è l'unica che effettivamente poi ha perso. Quindi ha perso anche nella male. Scelta delle stellette ci avevamo preso. Ha perso, assolutamente sì, assolutamente 4 sì. A Ferrappi e Pordenone per Sant'Arcangelo e Vicenza, che hanno pareggiato, e 3 al Mestre perché il Fano l'ha battuto. L'unica cosa che abbiamo semicannato è le 3 stellette per la Triestina. Tra l'altro, ecco, in un contesto del genere va anche computata quella che è la classifica Vursa. Il Teramo al momento è in vantaggio col Fano, però c'è la gara di ritorno. Sì. Col Sant'Arcangelo c'è un doppio pareggio. Bisognerebbe vedere la differenza reti, che al momento mi pare sia davvero, davvero al limite. Probabilmente c'è ancora un leggero vantaggio per il Teramo, però insomma parliamo di un gol probabilmente. Il vantaggio, certo. Col Vicenza invece la classifica Vulsa è nettamente sfavorevole, come lo è col con Gubbio. Il Gubbio, ecco, questi sono tutti fronti da tenere aperti per fare poi valutazioni in vista degli ultimi 180 e 90 minuti. Assolutamente, grazie Andrea, grazie, siamo davvero in chiusura. Grazie ad Ania Cantagalli, ciao Ania. Grazie a voi. Grazie a Maurizio da qui in regia, a tutti i ragazzi che hanno lavorato, tecnici e giornalisti, anche oggi un lavoro straordinario. Io vi ricordo, visto che ho salutato Andrea, che lo ritroverete martedì sera per Diretta Stadio, con, giustamente mi fanno segno anche di ringraziare i tecnici Silvia Gentile, Claudio Di Giacomo, Publivideo, Roberto Pulimanti e tutti quelli che hanno lavorato. Giusto. Strano che ha ringraziato me stasera, di solito si scorda. Jacopo, Andrea Costantino, no, fammi dire, ecco, ho recuperato i dati della differenza reti. In realtà il Teramo non sta di poco, ma sta molto meglio rispetto al Sant'Arcangelo, quindi pur essendoci un doppio pareggio con Sant'Arcangelo, se non succede un'ecatombe, il Teramo ha la differenza reti. Guarda, sarà contento il signore che ha le spalle. Chi è? Guarda, se ti giri, ecco qua. È vero. Di questa ultima annotazione, cioè che il Teramo è in vantaggio col Sant'Arcangelo nella differenza reti. I presidenti, almeno pubblicamente, non devono fare gli allenatori, però questo è uno sport bellissimo. Comunque domenica, e questo chiudiamo con il genio della serata, non perdiamo sicuramente, sarà un tifoso del Teramo perché il Teramo domenica non gioca. Ci vediamo domenica prossima. Io vi ricordo, martedì sera, Diretta Stadio, c'è Andrea Costantini, in studio Paolo Renzetti e Silvia Gentile a Vercelli, e faranno un viaggio insomma proprio dietro l'angolo a Vercelli, esatto, per raccontarvi pre partita e post gara. La produzione del pallone invece torna domenica prossima in diretta alle 19:30 su TV6 canale 14 del digitale terrestre. Buona domenica.